sessione, Un mondo di donne in lotta, dibattito internazionale sui movimenti femminili oggi. Abbiamo deciso di scegliere questo tema come conclusivo del convegno marxista sulla condizione femminile libere di lottare, perché negli ultimi anni abbiamo assistito e preso parte ad una nuova ondata di lotte che hanno visto un protagonismo straordinario delle donne. Le donne sono tornate nelle piazze di tutto il mondo contro la violenza di genere per difendere il diritto d'aborto, per denunciare la loro subalternità nel mondo del lavoro. Nel 2016 in Polonia una mobilitazione di massa ha frenato l'approvazione in Parlamento di una legge che criminalizzava l'aborto, una battaglia che è ancora in corso e che ha visto un nuovo picco lo scorso autunno. Sempre nel 2016, a seguito dell'uccisione brutale di una sedicenne, Lucia Perez, si è sviluppata in Argentina una manifestazione con una partecipazione imponente contro i femminicidi e la violenza di genere. Da quel momento le donne di molti altri paesi nel mondo si sono unite a questa lotta conquistando vittorie significative. Il caso delle donne argentine che l'anno scorso hanno ottenuto la legalizzazione dell'aborto è solo un esempio. Come hanno già detto altre compagne, Sinistra Classe Rivoluzione, l'organizzazione politica che ha organizzato questa iniziativa, è la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale. Interverranno in questa sessione alcune compagne della nostra internazionale, che proprio in questi giorni è impegnata anche in altri appuntamenti pubblici. È il caso delle sezioni di paesi come Olanda, Belgio, Brasile, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Portogallo, Canada e anche tante altre. Potete consultare il sito marxist.com per vedere l'elenco completo e per leggere diverso materiale di approfondimento sull'oppressione della donna, oltre che la nostra analisi su molti altri temi legati alla battaglia più generale che conduciamo contro il capitalismo. Questo pomeriggio interverranno Maria Frederiksen, dell'esecutivo della Tendenza Marxista Internazionale, Maritania Camargo, di Scherda Marxista, sezione brasiliana, Karen Campos, di La Scherda Marxista, sezione messicana, Laura Brown, di Socialist Revolution, sezione statunitense, e Anna Khan, di Lal Salam, sezione pakistana, che ci ha inviato un messaggio registrato. Daremo 15 minuti più traduzione a ciascuna. Ringraziamo ovviamente le compagne per gli importanti contributi che porteranno a questo convegno sui processi di mobilitazione femminile in corso e sulle condizioni che le donne sono costrette a subire nei loro paesi. In Brasile il governo Bolsonaro porta avanti politiche reazionarie contro le donne, negli Stati Uniti l'amministrazione Trump è stata più volte attraversata da mobilitazioni femminili, di cui la Women's March a Washington è solo la più nota, in Messico, dove le donne lottano in uno dei paesi in cui la violenza di genere è tra le più feroci. A questo proposito è significativa anche la battaglia che con coraggio le nostre compagne pakistane conducono contro un regime particolarmente violento. Queste compagne e anche la loro lotta sono per noi un modello da seguire. Infine, concluderà i lavori Serena Capodicasa, dell'esecutivo nazionale di Sinistra Classe Rivoluzione. Passerei immediatamente la parola a Marie Frederiksen, dell'esecutivo della Tendenza Marxista Internazionale, che ringrazio e a cui cedo la parola. Hello, comrades. Very nice to see you. Buongiorno compagni, sono molto contenta di vedervi. In the last years we have seen a massive wave of women in struggle. Negli ultimi anni abbiamo visto un'ondata massiccia di lotte delle donne. From the US when Trump was inaugurated, there was millions of women on the streets. E negli Stati Uniti da quando si è insediato Trump ci sono state manifestazioni di milioni di donne. To Poland with several waves of protests against tightening of the right to abortion. Fino alla Polonia, dove ci sono state diverse ondate di grandi lotte contro la restrizione del diritto all'aborto. We have seen women strikes in Italy, in Spain, and a lot of other countries. Abbiamo visto gli scioperi delle donne in Spagna, in Italia e in molti altri paesi. And waves of protests in Latin America against violence against women and femicide and so on.
e grandi ondate di lotte in America Latina contro la violenza e i femminicidi. And also we have seen not only movements around women's questions, but also women leading revolutionary movements in the last years. E non solo abbiamo visto mobilitazioni attorno alla condizione femminile, ma abbiamo visto anche donne alla testa di movimenti rivoluzionari in diversi paesi. I think we have all seen the picture from Sudan 1 year ago, or a bit more than a year ago, with this woman standing on the top of a car, shouting slogans in the revolutionary movement. Credo che ricordiamo tutti le immagini della rivoluzione in Sudan poco più di un anno fa, questa donna in piedi su un'automobile che gridava slogan alla folla. This Friday it was the 150th anniversary of Rosa Luxemburg. Questo venerdì c'è stato il 150° anniversario della nascita di Rosa Luxemburg. And she said, "Those who do not move do not feel the change." E fu lei a dire, chi non si muove non percepisce le proprie catene. And I think what we see now is a confirmation of that in the positive. E credo che adesso ne vediamo esattamente una conferma al positivo. It is when women begin to move that they begin to feel their chains. È proprio quando le donne iniziano a muoversi che capiscono e sentono le loro catene. And now, because of these massive mobilizations we have seen the last years, women are beginning to feel all the limitations in their lives and the oppression against the women. Ed è proprio per le mobilitazioni che ci sono state negli ultimi anni che le donne cominciano a sentire i limiti e gli ostacoli che incontrano nelle loro vite. And I think the movements we are seeing and have been seeing for the last years is a reflection of the general radicalization in society, especially among the youth. E questi movimenti sono anche un riflesso di una radicalizzazione generale della società, in particolare tra i giovani. We now have a generation in their 20s who in all their conscious life haven't experienced anything else than capitalism in crisis. E ormai c'è una generazione di ventenni che per tutta la loro vita consapevole hanno vissuto la crisi del capitalismo e nient'altro. After the crisis of 2008, nobody except the really rich have experienced any betterments of their lives, quite the opposite. Dopo la crisi del 2008, nessuno tranne i ricchissimi ha potuto vivere un effettivo miglioramento nelle proprie condizioni. The crisis hit the working class globally and it hit the women especially hard. La crisi ha colpito a livello globale la classe lavoratrice e le donne in modo particolarmente duro. When you look at pressure on wages, se guardiamo la pressione salariale, on employment, sulla occupazione, and general poverty in the world, e sulla povertà in generale nel mondo. And also we see when all governments cut on social services, it hits women especially hard. E come sempre, quando i governi tagliano sui servizi sociali, questo ricade in maniera particolarmente dura sulle donne. Both as workers in a lot of these sectors, in childcare, in hospitals, nursing homes and so on. Moltissime donne lavorano in settori come l'educazione, la sanità, i servizi sanitari e l'assistenza. But also it hits women at the home. Ma questo colpisce anche le donne a casa. For thousands of years, these tasks have been traditionally the task of women, to take care of the sick and the old and the children. Per migliaia di anni, il compito di cura dei bambini, degli anziani, dei malati è ricaduto sulle donne. And now on top of this crisis from 2008, we have the whole COVID pandemic. E adesso, a sommarsi a tutta questa crisi che c'è stata dopo il 2008, è arrivata l'epidemia del corona. Which also hit women hardest. E anche questa ha colpito le donne più duramente. Mothers are 50% more likely to have been made unemployed or had to quit their job during this pandemic. Le madri hanno il 50% di possibilità in più di perdere il proprio posto di lavoro durante questa pandemia. It has increased the pressure on homes enormously. E ha aumentato enormemente le pressioni nell'ambiente domestico. And it's clear that women who are already vulnerable towards violence at home are even more so during this pandemic. Ed è chiarissimo che le donne che erano già vulnerabili rispetto alla violenza domestica in precedenza lo sono ancora di più in questa pandemia. And it's even more difficult to leave your home.
in this situation. In questa situazione è ancora più difficile anche uscire di casa. The bourgeois press and the politicians, at least here in Denmark, I don't know how it is other places, are trying to portray this pandemic as an exception. La stampa borghese e i politici borghesi, almeno qui in Danimarca, ma credo anche altrove, cercano di dipingere questa pandemia soprattutto come un'eccezione, un'anomalia. So that when this is over, all will be well again. E che quando questo sarà finito, tutto tornerà al suo posto. But it will not. Ma non sarà così. Already we could see before the pandemic how the contradictions in capitalism were building up towards a new crisis. Già prima della pandemia si vedeva come tutte le contraddizioni del capitalismo si stavano accumulando verso una nuova crisi. And the pandemic to some extent put a break on that, on the normal functionings of capitalism. E in un certo senso la pandemia è come se avesse posto un freno, un blocco sul funzionamento normale del capitalismo. And for a period now the governments are pouring out money into society like there's no tomorrow. E i governi adesso stanno spendendo come se non ci fosse un domani. And it shows how concerned they are for social explosions. E questo dimostra la loro preoccupazione rispetto a possibili esplosioni sociali. But there will be a tomorrow. And this cannot continue forever. Ma il domani arriverà e questa politica di spesa non può continuare all'infinito. So it's clear that the policy of cuts will come back. A un certo punto torneranno le politiche di austerità e di tagli. But what they do now will have a serious implication for the consciousness of the working class and on women. Ma quello che stanno facendo adesso avrà grandi implicazioni sulla coscienza della classe lavoratrice e delle donne. For decades they said we had to cut everything, all the social services. Perché per decenni hanno detto bisogna tagliare tutto, bisogna tagliare tutti i servizi sociali. And now they're pouring out money. Invece adesso il denaro sgorga a migliaia di miliardi. So it will be very difficult for them to afterwards say, but there is no money. For healthcare or for childcare or whatever. E dunque sarà difficile dopo che tornino a dire non ci sono soldi per l'istruzione o per l'assistenza ai bambini o quello che sia. So now they're handing out money, which mainly goes to the billionaires, those who are already billionaires before the pandemic. Gran parte dei denari che stanno spendendo adesso alla fine vanno a finire a quelli che erano già miliardari prima della pandemia. But it shows the lie when they say the money are not there. Ma questo comunque dimostra la menzogna di quando dicevano non ci sono soldi, non ci sono risorse. The pandemic put a temporary break on this capitalist crisis unfolding, but it will come back with a vengeance at some time. La pandemia ha messo, ha congelato per un periodo questa crisi capitalistica che si stava sviluppando, ma a un certo punto questa ritornerà a ripresentarsi con più forza. And in the same way the pandemic put a temporary break on the social explosions that were happening before the pandemic. Nello stesso modo la pandemia ha messo un freno temporaneo a quelle esplosioni sociali che si stavano sviluppando prima. 2019 was, according to the IMF, the year with the most social explosions for many decades. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il 2019 era stato l'anno con più esplosioni sociali da molti decenni. And it was a peak of a decade of just more and more social movements. E questo comunque era arrivato al culmine di un decennio di crescenti movimenti sociali. And many of these led by women workers. Molti di questi sono stati, hanno visto alla loro testa donne e lavoratrici. And now during the pandemic we have seen frustrations building up even more. E ora durante questa pandemia vediamo una frustrazione che si accumula ancora di più. So social explosions will be back on the agenda and are already beginning to be back on the agenda. E dunque queste esplosioni sociali torneranno all'ordine del giorno e in realtà già lo stanno facendo. These movements we saw before the pandemic, they have been a huge inspiration. Questi movimenti che erano in corso prima della pandemia sono stati in fonte di grande ispirazione. But I think we must also draw the lessons. Ma dobbiamo anche trarne delle lezioni. We can say they were the first chapter and now we have a short intermezzo where we can draw the lessons for the next chapter.
Ok, sono stati come un primo capitolo e adesso stiamo vivendo come un interludio prima del secondo capitolo. If we look at the movements for the decade, actually leading up to this year, it was one of the beginnings of this was the Arabic Spring in 2011. Se guardiamo al decennio che ha portato qui, l'inizio sono state le primavere arabe nel 2011. Where in Egypt, for example, dove per esempio in Egitto, we saw this massive movements of millions of people pouring into the streets, and at least half of them being women. Dove abbiamo visto questo movimento enorme di milioni di persone che si sono riversate nelle strade, e almeno metà di queste erano donne. And this is a country where women is traditionally being social harassed, being held at the homes, and being very oppressed. Questo è un paese dove tradizionalmente le donne sono oppresse, sono intimidite, sono oppresse dentro casa. But you saw these women with the niqab on Tahrir Square throwing bricks against the tanks rolling in. Però vedevamo le immagini di queste donne che indossavano il niqab, che lanciavano mattoni o sanpietrini contro i blindati della polizia, dell'esercito. And when you read interviews with these women participating, they said everything changed. E quando si leggevano le interviste alle donne che partecipavano al movimento, si vedeva come tutto era cambiato. That the women participating getting confidence, and also that the relationship between the genders changed during this movement, because there was mutual respect in the united struggle. E da un lato, diciamo, queste donne avevano raggiunto una fiducia in se stesse e anche i rapporti tra i sessi erano cambiati perché nel movimento si era costruito un rapporto di maggior fiducia reciproca. But we also saw how the counter-revolution completely crossed this movement. Però abbiamo anche visto una controrivoluzione che ha completamente tagliato questo movimento. And how they used these divisions in the working class like gender to smash the movement. E come hanno usato le divisioni, per esempio le divisioni di genere nel movimento, per schiacciarlo. Sending in squads to rape women in the protests, for example. Hanno mandato, per esempio, delle squadracce a violentare le donne nelle piazze. Building on the most reactionary conservative layers in society to have a social base for counter-revolution. Hanno cercato di basarsi sui settori più reazionari della società per conquistare una base di appoggio. And when you read interviews with the women who participated back then, when you read interviews with them now, e se leggi le interviste delle donne che partecipavano allora al movimento e leggi le interviste che ci sono adesso, they say that the situation for women in Egypt is actually worse now than it was before the Arabic Spring. Ti dicono che la situazione della donna in Egitto oggi è peggiore di quello che era prima della primavera araba. And I think that has very important lessons for us. E credo che questo contenga delle lezioni molto importanti per noi. That it's not enough to rise up and to move. Che non è sufficiente sollevarsi, entrare in movimento. We have to understand the roots of oppression. Ma dobbiamo anche capire le radici di questa oppressione. And that oppression of women is in completely linked to capitalism, to the capitalist system. E come l'oppressione della donna sia completamente intrecciata al capitalismo. And that the fight against oppression and the fight for the emancipation of women can only be successful as a part of the class struggle. E che la lotta per l'emancipazione delle donne può essere vittoriosa solamente come parte di una lotta contro il capitalismo. We see how the ruling class, who is a tiny minority in society, use this tactic of divide and rule. La classe dominante, che è una piccola, ridottissima minoranza della società, usa questa tattica del divide et impera. They are the ones benefiting from sowing divisions, men against women, Muslims against Christians, white against black, and so on. Sono loro i principi che beneficiano, che traggono vantaggio dalle divisioni seminate, uomini contro donne, cristiani contro musulmani, bianchi contro neri. And they do what they can to disperse this poison of sexism and racism and so on into society. E fanno tutto quello che possono per diffondere questi veleni del maschilismo, del razzismo nella società.
And on the other hand, we have the working class, whose only strength is unity. E dall'altra parte abbiamo una classe lavoratrice la cui unica forza sta nell'unità. And we see how in struggle these divisions are overcome. E vediamo che nella lotta queste divisioni vengono superate. And that is absolutely essential. E questo è assolutamente essenziale. Also, for example, when we see these women strikes. Per esempio, quando vediamo questi scioperi delle donne. There are some parts of the movement. Ci sono alcuni settori del movimento. Who wants to keep it to solely a women's strike, a strike that women participate in. Che vorrebbero che questi scioperi fossero limitati solo alle donne, cioè che solo le donne facciano sciopero. But it is clear that if half the population goes to work, the strike is not very effective. Però è chiaro che se metà dei lavoratori va a lavorare, lo sciopero non può essere molto efficace. A strike is only effective if it is all workers who participate. Uno sciopero è efficace se tutti i lavoratori partecipano. And the struggle for better conditions for women workers is a struggle for the entire working class. E la lotta per migliorare la condizione delle lavoratrici è una lotta di tutta la classe operaia. When one sector it gets lower wages, it puts a pressure on all wages. Perché naturalmente se un settore viene sottopagato, questo pone una pressione su tutti i salari. So we need to make the struggle for women's rights part of the general class struggle. Dunque dobbiamo far sì che la lotta per i diritti delle donne diventi parte della lotta di classe in generale. And if we look at history, se guardiamo alla storia, it is when there has been waves of massive class struggle that we see improvements for women. I miglioramenti per le donne sono sempre venuti quando ci sono state ondate di grandi lotte di classe. In the wave after the Russian Revolution in 1917, you can see a wave of countries where women got the right to vote. Per esempio, dopo la rivoluzione russa del 1917, si vede una ondata di paesi in cui le donne ottengono il diritto di voto. In Denmark, for example, in 1918. Per esempio, in Danimarca l'anno dopo, nel 18. And another wave of countries, and I think Italy is one of them, in the revolutionary wave following the Second World War. E un'altra ondata di paesi, le donne ottengono il diritto di voto nelle lotte rivoluzionarie che seguono la Seconda Guerra Mondiale, compreso l'Italia. And you can look at the right to abortion. In a lot of countries it was won in the revolutionary waves after the 70s. E così come il diritto d'aborto in tantissimi paesi è stato un risultato delle lotte rivoluzionarie degli anni 70. So these rights and concessions are won in these general situations of general mobilization. Dunque questi diritti, queste concessioni sono strappate all'interno di mobilitazioni generali. But it is also clear that we fight for all these democratic rights. È chiaro che noi lottiamo per tutti questi diritti democratici. But it is not enough in itself. Ma questo di per sé non è sufficiente. In Denmark, I can think of no law that discriminates against women. E se penso alla Danimarca, non esiste una legge, neanche una legge che esplicitamente discrimina le donne. But we clearly do not have equality. We still have oppression of women. Però nonostante questo non c'è un'effettiva eguaglianza, esiste ancora un'oppressione della donna. We had a law for equal pay in 1976. Per esempio nel 76 è stata fatta una legge per l'uguaglianza salariale. And the wage difference, the wage gap, has been the same since, 15% more or less. Però da allora il differenziale salariale è rimasto immutato intorno al 15%. So it's not the laws in itself, it's the system that it's rooted in, that is the problem. Non è solamente la legge, quindi, ma il sistema in cui questa è inserita che è il problema. And I think these lessons we have to take on to the next wave of class struggle that will be on the agenda very soon. E credo che questa è una lezione che dobbiamo cercare di trasmettere nelle prossime ondate della lotta di classe che credo che saranno all'ordine del giorno molto presto. Where I'm sure and convinced that women will play a leading role, take up the leading role that they were already playing before the pandemic hit. Nelle quali credo che le donne prenderanno, o meglio riprenderanno, quel ruolo dirigente che avevano già prima della pandemia. And in this struggle, in questa lotta, it will be essential, sarà indispensabile,
that we connect these fights for the different struggles that we will see. Che noi colleghiamo la lotta, le diverse lotte che vedremo. That we connect it with the understanding of the need to fight the root of the problem, the capitalist system. Con la consapevolezza della necessità di arrivare a lottare contro la radice dei problemi, che è il sistema capitalista. That it's not rooted in a sexist president in the United States or a reactionary government in Poland that we see these attacks on women. E questa oppressione non dipende da un presidente maschilista negli Stati Uniti o da un governo reazionario in Polonia. And it's not solved by getting a president in the United States that is diverse. E dunque non si risolve mettendo un'amministrazione, un presidente negli Stati Uniti che rispetta le diversità. But it is oppression that is rooted in the system itself. Ma che questa oppressione è radicata nel sistema stesso. So to fight it, we have to fight for another system. E per combatterla dobbiamo combattere per un altro sistema. And if we look at the only successful example. Se guardiamo quello che è stato l'unico esempio vittorioso. Well, successful in the beginning at least. Almeno nella sua fase iniziale. The Russian Revolution of 1917. E parlo della rivoluzione russa del 1917. That was actually started by women. It was started on the 8th of March, 1917. In effetti, il suo inizio fu dato dalle donne nella giornata dell'8 marzo. We see how when the workers took power, there was no incentive to keep oppressing women. Quando i lavoratori presero il potere, si vide che non c'era motivo di mantenere l'oppressione della donna. They had the world's first women minister, or people's commissar. Ebbero la prima donna ministro, anche se si chiamava commissario del popolo. Women got the right to divorce. Le donne ottennero il divorzio. And the right to abortion. And was generally encouraged to participate in running of society. E in generale vennero molto incoraggiate a partecipare alla gestione della società. So this is what we fight for as the international Marxist tendency. Questo è quello per cui lottiamo come tendenza marxista internazionale. We participate in the struggles that will come. Parteciperemo alle lotte che arriveranno. But we try to raise the gaze above the immediate struggles. Ma cercando di allargare la visuale oltre le necessità immediate. And show the need to fight for a socialist society. E mostrare la necessità della lotta per una società socialista. Because only through an international, a world socialist revolution can we emancipate the working class and the women. Perché solo attraverso una rivoluzione socialista internazionale che possiamo emancipare la classe lavoratrice e le donne. Thank you. Grazie. Grazie mille, Marin. La prossima a intervenire è Maritania Camargo, di Esquerda Marxista, la sezione brasiliana della Tendenza Marxista Internazionale. Olá, me escutam? Yes, go on. Ok. Bom, meu nome é Maritânia Camargo, como foi dito, sou militante da esquerda marxista e do movimento Mulheres pelo Socialismo no Brasil. Ciao, mi chiamo Maritânia Camargo, sono una compagna di esquerda marxista, come è stato detto, e del movimento Mulheres pelo Socialismo in Brasile. Eu queria agradecer primeiramente o convite. Dizer que é um prazer participar dessa atividade em um momento tão ímpar da situação mundial. Volevo ringraziarvi per l'invito e dire che è un piacere partecipare a questa iniziativa in un momento così particolare nella situazione mondiale. Acredito que as atividades que estão acontecendo por todo o mundo em comemoração ao 8 de março são, de fato, um marco histórico.
le iniziative che si svolgono in tutto il mondo per celebrare per l'appunto l'8 marzo sono un punto di riferimento storico. Marie falou un poco sobre as questões gerais di congiuntura mondiale. Marie ha parlato un po' delle questioni in generale sulla congiuntura mondiale. E mi parece che a encruzilhada socialismo barbárie sta mais viva do que nunca. Il bivio tra il socialismo o barbarie è più attuale che mai. E che a pandemia non deixou pedra sobre pedra. E che la pandemia ha lasciato pietre su pietre, non lascia alternative. Portanto, essas atividades, mi parece que elas precisam ser vistas com muita força. Pertanto, queste iniziative devono servire per darci forza. Um impulso na construção de bases sólidas que permitam que a gente tenha força para transformar de fato a sociedade. E uma spinta per costruire solide basi per trasformare la società. Eu vou falar mais sobre a questão do Brasil. Acho que foi muito interessante a intervenção geral da Marie já no início. Tratterò più sulla situazione politica in Brasile, anche se la introduzione di Maria è stata molto interessante. E eu começo dizendo que a situação do Brasil é uma das piores situações do mundo nesse momento. E inizio introducendo che la situazione politica in Brasile è una delle peggiori al mondo. O segundo trimestre de 2020, o produto interno bruto do país teve o seu pior resultado numa série histórica. Allora, nel secondo trimestre del 2020, il prodotto interno lordo del paese ha avuto il suo peggior risultato nella serie storica dell'IBGE, che è l'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica. Esse istituto fez un calcolo desde 1996. Questo calcolo è iniziato dal 1996 e a queda chegou a 10% em relação ao trimestre anterior. Ed è stato calcolato che il calcolo è stato di quasi il 10% rispetto al trimestre precedente. Nesse momento, o sistema de saúde brasileiro está totalmente em colapso. Attualmente il sistema sanitario brasiliano sta crollando praticamente in tutti gli stati della federazione. Nós chegamos a 260 mil mortos pelo Covid-19 e estamos abaixo na escala apenas dos Estados Unidos. Abbiamo raggiunto i 260 mila morti di Covid e siamo secondi solo agli USA. Diante dessa calamidade, mi parece importante che a gente entenda a situação da mulher trabalhadora. Di fronte a questa calamità è necessario capire e comprendere alcune problematiche riguardanti le donne lavoratrici in Brasile. O Brasil è un paese di mais de 200 milhões de pessoas, uma desigualdade social gigante. Il Brasile è un paese di oltre 200 milioni di abitanti e presenta grandi disuguaglianze sociali. Tem mais de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza. Há più di 13 milioni di persone in estrema povertà. Aquelas que o Banco Mundial consideram que vivem com 151 reais por mês, aproximadamente 22 euros hoje. Quelli che secondo la Banca Mondiale vivono con non più di 151 reais al mese, che corrisponde approssimativamente 22 euro.
e quase 52 milhões na pobreza, uma renda de aproximadamente 436 por mês, o que são 64 euros. E quasi 52 milioni in povertà, con un reddito fino a 436 reais al mese, corrispondente a 64 euro circa. Diante desses números, como nos explica o marxismo, isso tem um reflexo di tutta natura. Di fronte a questi numeri, come dice il marxismo, abbiamo dei riflessi di tutte le nature. Portanto, con relazione a mulher e a várias outras coisas, a todos os oprimidos, nós vivemos num país atrasado, uma mentalidade com relação às mulheres muito atrasada, e onde os mais básicos direitos precisam ser reafirmados diariamente. Com uma mentalità arretrata nei confronti delle donne, dove i diritti più elementari devono essere riaffermati quotidianamente, e molti di questi diritti non sono mai stati completamente conquistati. Sim, nem todos os direitos ainda a gente conquistou. Para ficar em apenas um exemplo, per soffermarci in soltanto un esempio, o aborto no Brasil só é permitido em casos de anencefalia, risco de vida na gestante ou em decorrência de estupro. L'aborto in Brasile è consentito solamente in caso di anencefalia, rischio di vita per la donna incinta o in seguito a stupri. Porém isso no governo Bolsonaro ainda está sendo contestado, que quer restringir a cada dia isso. Tuttavia, sotto il governo Bolsonaro, anche tutto ciò viene quotidianamente rimesso in discussione, viene attaccato. Desde o dia 28 de agosto de 2020, o aborto em caso de estupro é tratado como um procedimento de investigação. Dal 28 agosto 2020, infatti, l'aborto in caso di stupro è trattato come un procedimento di indagine. Cabendo à polícia o papel de constranger, de coagir e inclusive de ameaçar a mulher que foi estuprada. Quindi lasciato alle mani della polizia, che ha il compito di indagare con costrizioni e minacce la donna violentata. Com o governo Bolsonaro, as mazelas se tornaram mais pungentes. Com Bolsonaro, tutti i mali sono diventati più drammatici. Ao mesmo tempo, o assombro de Bolsonaro e dos seus capachos em macular as tão sofridas conquistas das mulheres trabalhadoras no Brasil faz surgir milhões de jovens e trabalhadores que desejam a transformação da sociedade. Allo stesso tempo, l'intento di Bolsonaro e dei suoi servi di sporcare le sofferte conquiste delle lavoratrici in Brasile fa emergere in milioni di giovani e lavoratori il desiderio di trasformazioni. Ma as direções reformistas, ainda que as direções reformistas tentem de forma, mesmo os movimentos feministas tentam abafar com a política de divisão na luta, de divisão dos trabalhadores. Ma che le direzioni riformiste fin qui, e aggiungo anche la maggioranza assoluta dei movimenti femministi, cercano di soffocare con una politica di divisioni di lotta. Un buon esempio disso. Foram os protestos contra o Jair Bolsonaro, conhecidos como o movimento Ele Não, que foram manifestações lideradas por mulheres que ocorreram em todas as regiões do Brasil. Um bom exemplo de ciò são state le proteste contro il presidente Jair Bolsonaro, noto como il movimento Ele Não, ou Lui No, manifestazioni popolari guidate da donne che hanno avuto luogo in diverse regioni del Brasile e del mondo. A principale questão era un protesto contro la candidatura do presidente, do então candidato, che era o deputato Jair Bolsonaro.
L'obiettivo principale era di protestare contro la candidatura alla presidenza del deputato della Repubblica Federale Jair Bolsonaro. As manifestações ocorreram em 29 de setembro de 2018 e se tornaram o maior protesto já realizado por mulheres no Brasil. Le manifestazioni si sono svolte il 29 settembre 2018 e sono diventate la più grande protesta mai condotta da donne in Brasile. Porém, a falta di una prospettiva di classe per questo movimento fez com que as manifestações se dissipassem. Tuttavia, la mancanza di una prospettiva di classe per il movimento ha causato la sua propria dissipazione. E come a gente sabe, il risultato è la eleição do Bolsonaro. E come sappiamo, ha culminato con la elezione di Bolsonaro. Eu vou falar um pouco agora sobre os números na pandemia das mulheres no Brasil. Voglio parlare un po' sui numeri sulle donne nella pandemia. As mulheres no Brasil são mais infectadas do que os homens, ainda que os homens morrem mais do que as mulheres. Le donne in Brasile sono le più infettate, anche se sono gli uomini a morire di più. Durante o ano de 2020, subiu assombrosamente o número de violência doméstica no país. Nel corso del 2020, il numero delle violenze domestiche nel paese è salito rapidamente. O aumento das dificuldades financeiras de sobrevivência recaiu sobre as mulheres. L'aumento delle difficoltà economiche della sopravvivenza si è scaricato soprattutto sulle donne. E aggravou-se ainda na questão de denunciar, devido ao isolamento social. Então, algumas durante um certo período, algumas mulheres não conseguiram, inclusive, denunciar. E a causa dell'isolamento sociale è aumentata anche la difficoltà della denuncia sulle violenze contro le donne. As mulheres negras e pobres são mais afetadas. Le donne povere e nere sono le più colpite. E os noticiários registram um aumento desses números quotidianamente. E i notiziari registrano un aumento di questi numeri quotidianamente. Portanto, a nossa luta não é pequena. Perciò la nostra lotta non è piccola. Mas nós temos forças e muita força e coragem de transformar essa realidade. E por isso eu queria falar um pouco agora, no tempo que me resta, sobre a questão da nossa construção. Noi abbiamo tanta forza e coraggio di lutare per la trasformazione di questa realtà e vorrei usare parte del mio tempo per parlare del nostro lavoro. Nós iniziamos um trabalho em mulheres há alguns anos. Abbiamo iniziato il lavoro tra le donne alcuni anni fa. Através de uma comissão de mulheres da esquerda marxista. Attraverso una commissione delle donne di esquerda marxista. E a nossa primeira tarefa foi estudar os clássicos do marxismo e a questão da mulher. Il nostro primo compito è stato quello di studiare i testi classici del marxismo e la questione delle donne. Os principais textos, aqueles que tratam de conquistas como a Revolução Russa, as teses da Terceira Internacional, a origem da família, da propriedade privada e do Estado e outros textos clássicos. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Quelli principali, come i testi che trattano delle conquiste della Rivoluzione Russa, le tesi della Terza Internazionale, l'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Questi sono stati i principali. A partir disso, a gente começou a escrever textos, uma produção maior com relação à questão da mulher e desenvolver uma política com base no marxismo. Dali abbiamo iniziato a scrivere articoli sulla questione delle donne e a sviluppare una politica basata sulle tesi di Marx.
A defesa da teoria marxista em relação à luta das mulheres tem sido uma tarefa quotidiana do nosso movimento. La difesa della teoria marxista in relazione alla lotta delle donne è stata per l'appunto un compito quotidiano del movimento. Nós elaboramos uma plataforma para a luta das mulheres trabalhadoras. Abbiamo creato una piattaforma per la lotta delle donne. Que foi importante para marcar uma posição de classe e nós nos diferenciarmos das outras vertentes do feminismo. Que é stato importante per puntualizzare la nostra posizione di classe e differenziarci dalle diverse correnti del femminismo. Apontando a luta pelo socialismo como a única saída real para a emancipação da mulher trabalhadora. Sottolineando la lotta per il socialismo come l'unica via d'uscita della vera emancipazione delle donne lavoratrici. Durante esses anos nós temos realizado diversas atividades por todo o país. Durante questi anni abbiamo svolto diverse attività in tutto il paese. O movimento nos permite uma construção real no seio da classe trabalhadora e da juventude. Il nostro movimento ci permette un reale radicamento in seno alla classe operaia e tra i giovani. Ontem nós realizamos uma atividade que teve uma atividade digital que teve 314 inscritos. Ieri abbiamo avuto un'attività sociale in cui ci sono stati circa 300 iscritti. E nós temos conseguido agrupar mulheres e jovens que despertam politicamente nesse momento ímpar da situação mundial. E stiamo riuscendo a raggruppare queste donne che vogliono partecipare attivamente alla politica. Com certeza sobre o Brasil, sobre a política e sobre o nosso movimento. Sicuramente sul Brasile, sul nostro movimento e la politica in generale. Eu teria mais muito tempo para falar, mas eu encerro por aqui. Queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição. Não sei se vão ter perguntas depois, mas a gente pode continuar o debate. Mi avrei dilungato perché è un argomento molto esteso. Perciò, visto che i tempi sono restritti, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e domande. Grazie. Obrigada. Grazie mille, Maritana. La prossima ad intervenire è Laura Brown, di Socialist Revolution, la nostra sezione statunitense. E le lascio immediatamente la parola. Prego. Grazie compagni e compagne, sono molto contenta di poter partecipare a questo convegno da New York e cercherò di parlare in italiano così facciamo anche meno della traduzione il più possibile. In questi anni negli Stati Uniti viviamo una situazione di crisi, di malcontento e di polarizzazione sociale profondissima. Sarebbe il paese più ricco del mondo, però da un lato i miliardari accumulano una ricchezza grottesca e dall'altro lato c'è un'accumulazione di povertà, di oppressione e di sfruttamento acutissimi della più grande parte della popolazione e soprattutto degli strati più oppressi, quindi le donne e le persone di colore. E questa divergenza, questa contraddizione provoca una rabbia profonda che ha aperto la strada per un'esplosione sociale e che poi ha trovato un punto focale nel movimento di Black Lives Matter, che è stato il movimento più grande della storia degli Stati Uniti. Apparentemente poi questo malcontento e questa polarizzazione sono culminati nell'elezione di Joe Biden, che viene presentato dai media come se fosse la soluzione a tutti i problemi che esistono in questo paese. E da quel che ho visto, anche in Italia i media hanno in pratica diffuso un sacco di propaganda che mostra Biden come una specie di redentore che viene a mettere fine alla Covid, al razzismo e all'oppressione contro le donne.
E, a proposito, non so quanto ne abbiano parlato nei media qua in Italia, lì in Italia, del fatto che Biden stesso è un presunto stupratore che è stato accusato anche da molte donne di abuso sessuale e sicuramente se fosse nel caso di Trump avrebbero fatto molto più rumore su queste cose, no? Ma il Partito Democratico ovviamente non ha più voluto parlare e anche i media e non ne hanno parlato più di tanto. Però comunque il suo governo sarebbe un governo storico perché è il più diversificato della storia, con un 50% di donne nel governo, ministre, e più persone di colore che mai. E poi c'è anche Kamala Harris, che è la prima vicepresidente di colore e donna. E nonostante tutto questo, la situazione della gran maggioranza delle donne negli Stati Uniti rimane assolutamente precaria. Le statistiche mostrano che le donne guadagnano un 80% del salario degli uomini per lo stesso tipo di lavoro e il 38% delle donne sono vittime di violenza sessuale nel posto di lavoro e più di 3 donne vengono uccise dal loro coniuge ogni giorno. E ovviamente, come hanno già spiegato tutte le compagne, questi numeri sono aumentati moltissimo nell'ultimo anno durante la pandemia. Sicuramente sapete anche tutti che questo è un paese dove praticamente non esistono i servizi pubblici, non c'è un servizio sanitario pubblico, non ci sono asili e scuole nido pubbliche e così via. E rispetto agli anni 70, i prezzi delle scuole materne e degli asili è aumentato in un 2000%. In media, una donna incinta deve pagare quasi $5,000 per dare a luce per i servizi del parto negli ospedali. I servizi dell'aborto non sono incorporati come parte intrinseca del sistema degli ospedali, ma sono separati in cliniche private e che poi facilmente diventano bersagli, no, degli attacchi contro i diritti della donna e che sono anche proibitive perché il prezzo per abortire in media è fra i $350 e $2,000. Quindi tutto questo crea condizioni di disperazione che hanno un effetto molto diretto nella qualità e nell'aspettativa di vita delle donne. Di fronte a questa situazione, cosa può offrire il governo di Biden? Cosa può offrire il Partito Democratico, che è il partito della classe dominante degli Stati Uniti per eccellenza? Superficialmente hanno adottato in un modo molto cinico il linguaggio progressista, fra virgolette, della politica identitaria, del femminismo, e quindi il discorso del governo di Biden è ovviamente superficialmente è molto diverso rispetto alla retorica reazionaria di Trump. Ma fondamentalmente questo governo rappresenta gli interessi della borghesia americana. È il partito che ha ricevuto milioni di dollari in lobbying da Wall Street, dalle compagnie di assicurazione sanitaria, e quindi non può e non vuole, per esempio, dare il diritto alla sanità pubblica gratuita per tutte le donne e uomini del paese. Non è un partito di sinistra e non può e non vuole neanche riformare il sistema in nessuna forma che realmente trasformi le condizioni di vita materiali delle donne. E finora, per esempio, cosa ha fatto Biden? Per esempio, ha tolto il divieto alle persone trans di entrare nell'esercito, così saranno anche inclusivi e coi diritti LGBTQ quando bombardano uomini, donne e bambini in Siria, ma più di tanto non possono offrire. Quindi Biden non è un'alternativa per il movimento femminile e non offre nessuna alternativa per migliorare le condizioni di vita delle donne lavoratrici e della gran parte della popolazione. Ma d'altra parte, come in tanti altri paesi del mondo, l'anno scorso, qua c'è stato un movimento di base nei posti di lavori, sia nei lavori sindacalizzati, ma anche quelli non sindacalizzati, con centinaia di scioperi e lotte con rivendicazioni per diritti di sicurezza, misure sanitarie, per un aumento dei salari durante la pandemia. E in molti casi, e come ha già spiegato Marie, erano le donne che erano in prima linea in tutte queste lotte. Le infermiere negli ospedali e nelle case di riposo, le cameriere, le maestre alle scuole e così via.
Quindi questa è un'espressione della lotta di classe che indica la strada a seguire per trasformare le condizioni di vita di tutte le donne e tutti gli uomini operai. Quindi come marxisti capiamo che il potere della classe lavoratrice unita è proprio nel controllo delle leve di produzione che potrà fornire le condizioni materiali, reali, per la liberazione della donna e di tutti quanti dallo sfruttamento e l'oppressione del sistema di classe e del capitalismo. E questa è la nostra prospettiva fondamentale, il nostro approccio ai diritti della donna. Ma in contrasto, i movimenti della donna e del femminismo negli Stati Uniti degli ultimi anni non partono da un punto di vista di sinistra o anticapitalista, ma anzi da una prospettiva di femminismo borghese, di politica di identità e di politica di rappresentazione. E come per esempio il caso col Women's March del 2017. Anche se ovviamente questo è un movimento che è accaduto nel contesto di proteste importantissime, no? Internazionali, come hanno già spiegato le compagne, per i diritti della donna, come quelli che sono successi in America Latina, in Spagna, in Polonia, eccetera. Però negli Stati Uniti direi che il movimento qualitativamente è di una natura un po' diversa a questi movimenti. Anche se è vero che 4 milioni di persone nel 2017 sono uscite in strada in questo paese per manifestare contro l'inaugurazione di Trump come presidente, e quindi è stata ovviamente una protesta molto grande, in questo senso anche una protesta storica e che ha avuto ripercussioni mondiali, e che era anche una dimostrazione di forza contro la politica reazionaria di Trump e contro la sua misoginia, contro il suo discorso infiammatorio, contro gli immigranti, le donne e tutti i gruppi oppressi minoritari. E anche nello stesso anno, nel 2017, abbiamo visto il movimento del hashtag MeToo. Quindi in un certo senso sì, è vero che questi movimenti hanno avuto un ruolo importante per creare coscienza, per mettere in luce la natura generalizzata dell'oppressione contro le donne, e quindi hanno anche avuto un'importanza sintomatica del malcontento, dell'instabilità sociale e della rabbia contro il presidente che per gli Stati Uniti nel 2017 non era dir poco. Però la Women's March veramente non aveva una coerenza ideologica, e più in là dell'antitrumpismo, no? Di questo sentimento contro Trump, e più in là di un desiderio generale per migliorare le condizioni delle donne. E quindi una protesta che succede un giorno all'anno, a gennaio, con molta confusione politica, ha un effetto più del tipo di raise awareness o performance, no? Più di sensibilizzazione, perché non può e non propone una soluzione reale all'oppressione della donna dentro il contesto del sistema capitalista. Quindi le rivendicazioni nel movimento erano molto variegate, c'erano molti cartelli a favore di Hillary Clinton, per esempio un approccio molto elettoralistico per il Partito Democratico. E c'erano perfino cartelli anticomunisti che dicevano che Trump sarebbe un comunista perché è una spia russa che lavora con Putin, che è comunista. E le dirigenti del movimento rappresentano idee politiche borghesi o piccolo borghesi, con un'enfasi appunto nella questione di identità individuale del femminismo borghese, di questa questione della rappresentazione del potere femminile nell'astratto dentro dei limiti del sistema. E il risultato è stato che negli anni successivi, nel 2018-19, la partecipazione è calata notabilmente. Nel 2019 c'è perfino stata una scissione del movimento, una scissione nella direzione del movimento, è proprio per causa dell'ideologia di identità, no? Perché c'era una specie di controversia su quale strato delle donne è più oppresso e su se le donne ebree sono più oppresse o le donne nere sono più oppresse, così, che ha causato molta confusione e purtroppo la Women's March, come movimento di massa, è rimasta lì, è finita lì. D'altra parte, nella sinistra ci sono certe idee che cercano di proporre un'alternativa a questo femminismo borghese. C'è per esempio il caso del cosiddetto femminismo del 99%, che viene proposto da Angela Davis e da altre figure della sinistra accademica.
E lei stessa, Angela Davis, si considera anticapitalista, è una ex dirigente del partito delle Pantere Nere, del Black Panthers Party, e quindi anticapitalista, antiimperialista, che vorrebbe appunto presentare un'alternativa al femminismo borghese del Women CEO, Breaking the Glass Ceilings, no? Della rappresentazione delle donne nella direzione dei business. E prima di tutto vorrei spiegare che questa idea del femminismo del 99% non è parte di una discussione ideologica e politica vera nel movimento. È una teoria che viene sviluppata a posteriori da individui o piccoli gruppi del mondo accademico o del mondo attivista piccolo borghese. Quindi non c'è un dibattito popolare su queste idee, e anzi la maggior parte delle persone, anche quelle interessate, probabilmente non hanno mai sentito parlare di questo femminismo del 99%, e sicuramente la gran maggioranza delle donne e uomini e operai non ne hanno mai sentito parlare. Comunque questa teoria spiega che l'oppressione della donna non è causata solo dal sessismo, ma da un'intersezione pluridimensionale di sessismo, razzismo, colonialismo e capitalismo, e vorrebbe diventare un nuovo femminismo che è anche antirazzista, antiimperialista, antieterosessista e antineoliberale. E come possiamo vedere, quindi, è una teoria abbastanza eclettica che parte dal punto di vista dell'intersezione, no? Dell'intersezionalità delle oppressioni, tra le quali esiste anche l'oppressione di classe, di genere, di razza e così via. E anche se menziona o identifica il capitalismo, non ha un'analisi scientifica vera delle origini del capitalismo, delle origini dell'oppressione della donna nella società di classe, e dunque della centralità dell'unità di classe e della lotta di classe nella trasformazione sociale, e non parla neanche in nessuna forma chiara della necessità della rivoluzione socialista. E senza questa analisi marxista chiara, alla fine c'è sempre spazio per pragmatismo, per il riformismo e anche di più in generale per l'influenza delle idee della classe dominante dentro questa idea che dovrebbe essere di sinistra. E infatti anche Angela Davis stessa, come tante altre persone e gruppi della sinistra socialista e negli Stati Uniti, hanno dato un voto, cosiddetto un voto utile, no? A Biden. E quindi la sinistra con queste idee ha finito per dare un sostegno ai partiti capitalisti, che è un passo indietro, non un passo avanti, ma un passo indietro per il movimento operaio e dunque anche per il movimento della donna. E per capire proprio cosa propone questo governo, c'è un'intervista molto interessante di Kamala Harris che vale anche la pena di vederla in video, e dove Kamala spiega che il suo contributo per la presidenza di Biden è di offrire la prospettiva della sua esperienza vissuta. E la giornalista poi le chiede se questa sarebbe una prospettiva socialista o almeno una prospettiva progressista, e a questo Kamala scoppia a ridere, proprio si mette a ridere e dice di no, che è l'esperienza è di una donna nera che ha fatto di procuratore fiscale per lo Stato, che è immigrata dall'India, una donna a cui piace il hip hop e così via. E quindi è abbastanza chiaro che sì, c'è una prospettiva di una donna nel governo, la prospettiva di una donna della classe dominante, e i cosiddetti socialisti e progressisti si sono fatti molti pochi problemi nel votare per Biden e per Harris contro Trump. Ma allo stesso tempo, nonostante tutto, nonostante l'isteria nei media, nelle ultime elezioni fra Biden e Trump, quasi un terzo della popolazione non ha neanche votato, quindi il numero di astensioni è stato più alto che il numero di voti per qualsiasi dei candidati. E parallelamente, un 54% della popolazione americana pensa che l'incendio o l'attacco, l'assedio al distretto della polizia di Minneapolis era giustificato. E quindi questo atto di rivolta ha ricevuto molto più sostegno che nessuno dei due candidati. E il movimento di Black Lives Matter e anche questo movimento di scioperi di cui ho parlato prima mostra che la classe operaia sta iniziando a muoversi e che la maggior parte della popolazione istintivamente rifiuta tutti i tipi di oppressione. E infatti il movimento di Black Lives Matter non era un movimento di persone nere, ma anzi c'è stata una partecipazione di 25 milioni di persone
donne, uomini, bianchi, di colore, che era una rappresentazione quasi perfetta di tutti gli strati della classe operaia. Questo ci mostra la strada a seguire. E abbiamo visto negli ultimi anni un giro importantissimo anche verso il socialismo nella società americana, e quindi c'è un pubblico molto ampio per idee rivoluzionarie e per soluzioni radicali ai problemi della sinistra. E il nostro intervento, l'intervento di Socialist Revolution, della tendenza marxista internazionale nel movimento, mette sempre il programma socialista al fronte, con rivendicazioni contro la discriminazione, però anche per la salute pubblica gratuita, compreso l'aborto, per l'educazione, per gli asili pubblici, per il diritto all'aborto e così via. E la questione è collegare tutte queste lotte separate, la lotta contro il razzismo, contro i diritti femminili, la lotta sindacale, in un grande movimento della classe operaia, che è l'unica forza nella società che potrà veramente trasformare il mondo e portare avanti una società senza classi, senza sfruttamento, basata nell'abbondanza, dove la base materiale dell'oppressione potrà finalmente venire eliminata per sempre. Grazie. Bene, allora. Bene, grazie anche a Laura per il suo intervento. Adesso proiettiamo un video che abbiamo ricevuto dalla compagna Anam Khan di Lal Salam, che è la sezione pakistana della tendenza marxista internazionale. Dear comrades, workers and students of Italy, please accept my revolutionary greetings for your International Working Women Day. This year, Women Day is being celebrated on historically critical time. The events taking place in America, Europe and all over the world are clearly expressing the new era of revolutions and gigantic struggles of working class. Corona pandemic has further exposed the incapability and impotency of this rotten capitalist system in human development. The global establishment is consciously trying to split the working class movement on ethnic, nationalist, and gender lines. Identity politics is essentially fatal for working class and youth movement. IMT is the only force to combat these reactionary ideas in these struggles. The situation in Pakistan is also getting worse every day. And especially the women are forced to live a life under immense oppression. Majority of women here don't have access to the basic health and education facilities. And tens of thousands of women die every year in pregnancy and childbirth. Around 70% of women don't have access to the schools and remain illiterate all of their lives. Thousands of women are raped and killed every year. Many of such crimes are committed to settle the family or property disputes or just in the name of honor. Forced and child marriages are routine. The plight of working women is no better. They have to face harassment and sexual abuse at workplaces on a daily basis. The overall unionized workers in Pakistan are less than 2%, and among women, it's close to zero. The wage disparity is huge, and exploitation of women is a lot more as compared to men. Many of factory owners prefer unmarried girls for working, as they can be exploited and oppressed more than the male workers. Same is the case with child laborers. The situation after Corona has got much worse, as the health system here is almost collapsed. Many female nurses died during Corona due to the lack of basic health protection and overwork. The government and state authorities encourage this oppression and exploitation. Black laws to protect rape criminals are still part of legislature, in which women have been stigmatized.
attacks on privatization and freeze on wages, attempts to abolish pension and other measures have made life even worse for millions of women living in burying hell here. Despite all this, IMT is committed in its fight against capitalism, which is the root cause of all these ills, and we are fighting a battle of socialist revolution to end the oppression on women and emancipate them from this drudgery. On this Women's Day, we once again vow to continue our struggles and fight against this brutal capitalist system till the finish. Long live the struggle for women's rights. Long live IMT. Long live revolution. Ok, non so se mi sentite, credo di sì. Ok, ora per l'ultimo intervento lascio la parola a Karen Campos, di Schierda Socialista, compagna della nostra sezione messicana. Grazie Karen, a te la parola. Hola. Sí, creo que ya. Bien, pues primero que nada quisiera agradecer la invitación a los compañeros italianos para este evento. En primo lugar, vorrei ringraziare i compagni italiani per questo invito. Y bueno, para este evento he preparado una intervención con respecto a la lucha de la mujer en México. Y para este evento he preparado un intervento sobre la lucha de las mujeres en México. Bueno, México es un país que desde hace mucho tiempo está sumido en una gran ola de violencia. México es un país que da tanti anni è sottomesso in una situazione di violenza assoluta. Se ha vuelto una situación muy común para todos nosotros, pues estas noticias de asesinatos, desapariciones, balaceras todos los días. Es diventato piuttosto comune que ci siano omicidi, scomparse, sparatorie tutti i giorni. Y bueno, son noticias diarias que han dejado de sorprendernos porque pues las hemos asumido como parte de nuestra realidad cotidiana. Ormai sono notizie di tutti i giorni che hanno smesso di sorprenderci perché fanno parte della realtà quotidiana. E questa ola di violenza affetta principalmente a los sectores más vulnerables de la población y somos las mujeres las que estamos enfrentando estas consecuencias de otro tipo de epidemia, la epidemia de violencia y feminicidios. Chi subisce particolarmente questa violenza sono i settori più vulnerabili della popolazione, in primo luogo le donne, che si scontrano con le conseguenze della pandemia, della violenza e dei femminicidi. Bien, en México en 1993 inició uno de los pues fenómenos más crueles de la historia, que son los feminicidios y las desapariciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es un estado fronterizo con Estados Unidos. En 1993 si è verificato uno dei fenomeni più crudeli della storia del nostro paese, con il femminicidio e la scomparsa in Ciudad Juárez, in Chihuahua, che è uno stato al confine con gli Stati Uniti. Y entre 1993 y 2014, al menos 1530 mujeres fueron víctimas de femminicidio, que se define como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Tra il 1993 e il 2014, almeno 1530 donne sono state assassinate. Sono state vittime di femminicidio che si definisce come la morte violenta delle donne per ragioni di genere. Esta zona del país, este estado, se caracteriza principalmente por tener muchas maquiladoras en donde trabajan mujeres pobres, obreras,
o incluso migrantes provenientes de países centroamericanos? Questa zona del paese è caratterizzata dall'esistenza di molte maquilladoras, fabbriche di assemblaggio, dove lavorano donne più povere, operaie e immigrate, proveniente dai paesi centroamericani. Y ellas trabajan bajo condiciones laborales muy precarias, lo cual las vuelve un blanco fácil para la violencia. Lavorano in condizioni precarie, molto precarie, il che le trasforma in un bersaglio facile per la violenza. Sin embargo, en este periodo, este fenómeno del feminicidio y la desaparición estaba localizado solamente en este estado. Fino a poco tempo fa questa violenza si collocava solo in questo stato. Pero en 2007, cuando inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, esta ola feminicida se va extendiendo poco a poco por todo el país. Ma a partire dal 2007, quando inizia la cosiddetta guerra contro il narcotraffico, l'ondata di femminicidi si estende in tutto il paese. Y después de todo de todos estos sucesos violentos, tenemos algunos datos que me gustaría explicar. Vorrei su questo dare alcuni dati. Bueno, México actualmente es el país que ocupa el primer lugar en feminicidios en América Latina. Il Messico è il primo paese in America Latina per numero di femminicidi. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2020. Secondo i dati della Segreteria Esecutiva del Sistema Nazionale di Sicurezza Pública, tra il gennaio e l'ottobre del 2020. 2.874 mujeres fueron víctimas de asesinato y se registraron 704 feminicidios. 2.874 donne sono state assassinate e sono stati verificati 704 femminicidi. Estamos hablando que en promedio 10.3 mujeres son asesinadas al día y estas cifras van en aumento. In media 10.3 donne sono assassinate ogni giorno e queste cifre stanno aumentando. Incluso la pandemia, el confinamiento, pues no ha podido frenar esta ola feminicida ni la violencia hacia la mujer. Naturalmente la pandemia no ha frenado esta ondata feminicida y la violencia contra las mujeres. En este periodo de pandemia, el número de llamadas al 911 por violencia doméstica ha aumentado en 60%. En este momento, las llamadas al numero della violenza domestica è aumentato del 60% durante la quarantena. Según datos de la ONU, almeno 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida. Secondo l'ONU, almeno 6 donne su 10 in Messico hanno subito violenza. También 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019. 4 donne su 10 superiori a 18 anni hanno sofferto di un qualche tipo di violenza sessuale nel secondo semestre del 2019. Y bueno, una de las más penosas es que en México la tasa de impunidad con respecto a delitos sexuales es mayor al 90%. E in México la tasa de impunidad respecto ai delitti sessuali es superior al 90%. Además de toda esta cuestión de la violencia, hay otros factores que también evidencian la opresión de la mujer y que la condenan a una situación de dependencia y sumisión. A parte l'aspetto della violenza, ci sono altri fattori che evidenziano l'oppressione della donna e che la condannano a una situazione di dipendenza e sottomissione. México ocupa también el primer lugar en América Latina con mayor brecha salarial, con una diferencia del 16%. Il Messico ha anche il primato in America Latina per il gap salariale che è attorno al 16%.
Y esto significa entonces que las mujeres mexicanas tendrían que trabajar 35 días más al año para poder igualar el salario de un hombre. Questo significa che dovrebbero lavorare le donne messicane 35 giorni in più all'anno per poter avere lo stesso salario degli uomini. Además de esto, también hay datos que indican que las mujeres trabajadoras dedican hasta 42.8 horas al mes a labores domésticas. Ci sono dati che dimostrano che le donne lavoratrici dedicano mediamente 42,8 ore al mese al lavoro domestico. Y como vemos con estos datos, pues la violencia y la desigualdad son parte de la cotidianeidad de las mujeres mexicanas, quienes todos los días salimos de nuestras casas sin saber si vamos a regresar con vida. La violencia y la desigualdad son parte de la vida cotidiana de las donne mexicanas, que ci troviamo tutti i giorni a uscire di casa senza sapere se torneremo vive. Y bueno, pues todas estas condiciones han despertado un movimiento importante de las mujeres mexicanas. Esta situación ha provocado un movimiento importante de las donne mexicane. Que es una muestra muy clara del hartazgo que existe por la violencia ejercida hacia nosotras. Que demuestra fino a qué punto eravamos finite por la violencia que existe y que viene ejercitada contra de noi. Porque esta violencia está presente en todos lados, incluyendo los espacios que antes se consideraban seguros, como las escuelas o las universidades. È una violenza presente ovunque, anche in quei luoghi che in passato si consideravano sicuri come le scuole e l'università. Y es precisamente en estos lugares, las escuelas, las universidades, en donde las tendencias feministas han proliferado. Ed è proprio in questi ambiti, scuole e università, dove le tendenze femministe hanno proliferato. Estas tendencias están imponiendo el separatismo, el escrache y la postura antipatriarcal como un eje de lucha. Queste tendenze impongono il separatismo, gli appostamenti sotto le case dei violentatori e le posizioni antipatriarcali come asse della mobilitazione e della lotta. Y lo que ellas intentan poner es que todo aquel del sexo opuesto es enemigo y toda mujer que contradiga sus postulados se vuelve una aliada del patriarcado. La loro tesi è che tutto ciò che è del sesso opposto è nemico e si propongono di che tutte le donne che contraddicono queste loro posizioni si trasformano in alleate del patriarcato. Pero por el contrario, toda mujer que se diga estar de acuerdo con ellas puede ser parte del movimiento. E solo quelle che sono d'accordo con loro vengono considerate parte del movimento. E sin importar a che classe o a che tendenza politica pertenezca? Non interessa che tipo di posizioni politiche abbiano. Y esto ha permitido que los sectores femeninos de la derecha se infiltren dentro del movimiento de la mujer y lo utilicen para golpear el gobierno de López Obrador. Il che ha aperto la strada a il settore femminile della destra che si è infiltrato nel movimento delle donne e lo utilizza per colpire il governo di sinistra di López Obrador. Ahora los partidos tradicionales de derecha como el PRI y el PAN se declaran feministas, ¿no? Adesso anche partiti reazionari, storicamente reazionari come il PRI e il PAN si dichiarano femministi. Bien, también junto con el auge del movimiento de mujeres, pues todas estas corrientes feministas se han fortalecido asumiendo como suyas cada una de las manifestaciones que existen. Nel corso delle mobilitazioni, della crescita delle mobilitazioni, queste correnti femministe si sono rafforzate dichiarando come proprie queste manifestazioni.
Y pues en estas manifestaciones han intentado imponer sus políticas separatistas. Sin embargo, pues la antidemocracia del movimiento feminista se ha visto superada por el movimiento general de mujeres. Hanno tentato di imporre le loro politiche separatiste. Ciò nonostante, il loro atteggiamento antidemocratico è stato superato dal movimento più generale delle donne. Y esto lo podemos ver porque en momentos claves de búsqueda de justicia, en algún caso de feminicidio o desaparición forzada. Questo si è visto perché nei momenti chiave della ricerca di giustizia, in alcuni casi di femminicidio o di scomparsa forzata. La clase obrera no separa su organización por cuestiones de género. Son hombres y mujeres que salen juntos a las calles. La clase operaia non scende separata tra donne e uomini, ma tutti assieme si mobilitano e scendono in piazza. Y ahí organizan asambleas, brigadas de búsqueda, retenes, hasta que las autoridades encuentren al culpable o a la víctima. Organizzando assemblee, gruppi di ricerca, picchetti, blocchi stradali, fino a quando le autorità non trovano il responsabile delle violenze. De igual forma, la movilización del 8 de marzo del año pasado se hizo una cita separatista, pero esta fue ignorada por las más de 80.000 personas que asistieron a la movilización. Inoltre, la manifestazione dell'8 marzo dello scorso anno, nonostante ci fosse un appuntamento separatista, questo è stato completamente ignorato dalle oltre 80.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione. Principalmente hubo una mayoría de mujeres en la manifestación, pero también la mayoría del movimiento no fue sectaria ni adoptó los métodos de la acción directa. E anche se la maggioranza dei partecipanti erano donne, non ci fu un atteggiamento settario né vennero adottati i cosiddetti metodi di azione diretta. Bien, decir que durante el año 2020 el único sector en lucha que permaneció en las calles a pesar del confinamiento y la pandemia fue el de las mujeres y las razones son obvias. È importante dire che nel 2020 l'unico settore di lotta che si è mantenuto in piedi, nonostante la pandemia e la quarantena, è stato proprio quello delle donne, per ovvie ragioni. La violenza hacia la mujer non ha diminuito e è un reto molto grande che tiene il governo di López Obrador. La violenza contro le donne non si è ridotta ed è una sfida molto grande, contro la quale si scontra anche il governo di López Obrador. Y esto es porque terminar con la violencia no es algo sencillo, no se trata de cambiar las normas de convivencia ni el comportamiento personal. Questo dipende dal fatto che finirla con la violenza non è semplice. Non basta introdurre delle norme di convivenza o parlare del comportamento personale. Sino que se trata de un problema estructural que solo va a terminar definitivamente con el derrumbe del capitalismo y su estado patriarcal. Porque se trata de un problema estructural que puede haber fin solo rovesciando el capitalismo y lo estado patriarcal. Hay algunos sectores del feminismo que reducen el problema a una crisis de masculinidad. C'è un settore del femminismo che riduce tutto il problema a una crisi della mascolinità. O che esistono problemi culturali o di insegnanza. Lo trattano come un problema culturale legato alla mancanza di educazione. Però la realtà è che questo problema sta arraigato alla cruda descomposizione del sistema di produzione capitalista. Ma la realtà è che questo problema è strettamente legato alla descomposizione del sistema di produzione capitalista. Questa profonda crisi del sistema también provoca che l'accesso a los derechos democráticos de las mujeres sea reducido, come il caso del derecho al aborto libre y seguro. Questa profonda crisi del sistema provoca che l'accesso ai diritti democratici delle donne
si sia ridotto, come nel caso del diritto all'aborto libero e sicuro. ¿En México solo es legal el aborto en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca? In Messico è legale l'aborto solo a Città del Messico, la capitale, e nello stato di Oaxaca. Y desde que llegó el nuevo gobierno al poder, pues pensamos que esta iniziativa de ley se volvería una realidad para todas las mujeres en el país. Ci si aspettava che con il nuovo governo questo tipo di iniziativa di legge si fosse diventata una realtà per le donne in tutto il paese. Y esto es porque Morena, el partido en el gobierno, tiene mayoría legislativa en casi todos los estados del país. En cuanto Morena, que es el partido de López Obrador, ha la mayoría legislativa en casi todos los estados del país. Sin embargo, la legalización del aborto ha sido negada en los estados en donde se ha discutido. Ciò nonostante, la legalizzazione dell'aborto è stata negata negli stati dove si è discussa. Y esto es una clara muestra de que el partido de izquierda reformista es un representante más de los intereses de la clase dominante. E questa è la dimostrazione più evidente che il partito della cosiddetta sinistra riformista è alla fin fine un rappresentante degli interessi della classe dominante. Y estos anteponen sus prejuicios morales y religiosos por encima de una cuestión de salud pública y del derecho democrático de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Que fa precedere el diritto alla salute pubblica e i diritti democratici da pregiudizi moralisti e religiosi, decidendo sul nostro corpo. La Marea Verde en Argentina este año consiguió una victoria para el movimiento en torno a la legalización del aborto. La Marea Verde en Argentina ha obtenido una grande victoria con el movimiento sobre la legalización del aborto. Y esta cuestión sin duda va a trazar un eje de lucha muy importante para todas las mujeres en América Latina para conseguir este derecho. Y esto será un riferimento importante para todas las mujeres de América Latina para conquistar este derecho. En 2018, López Obrador llegó al poder con un apoyo masivo y hasta ahora su gobierno se ha caracterizado por un intento de conciliar las diferencias entre las clases. En 2018, López Obrador vinse con un apoyo de masa, ma fino ad oggi il suo governo si è caratterizzato per una politica di conciliazione di classe. Entonces está negociando por un lado con la burguesía y por otro lado está dando ayudas y programas sociales a los sectores más vulnerables del país. Trata con la burguesía y da qualche aiuto e introduce qualche programma diciamo sociale per i settori più vulnerabili del paese. Pero esta cuestión no va a ser suficiente para poder contener la crisis económica que se avecina. Ma in un contesto di crisi economico come quello che si avvicina, tutto questo sarà insufficiente. Perché non va a poter mantenere i programmi sociali né migliorare le condizioni di vita della classe obrera che confia in él sin affectare le ganancias del gran capital. Non potrà mantenere i programmi sociali né migliorare le condizioni di vita della classe operaia che ha avuto fiducia in lui senza colpire i profitti del grande capitale, cosa che non ha intenzione di fare. Entonces tenemos un gobierno de izquierda progresista, reformista, que ha sido muy claro que no pretende romper con el capital. Abbiamo un gobierno cosiddetto progresista y reformista que no ha ninguna intención de romper con el capital. Y esto deja claro que va a haber problemas que no va a poder solucionar por más reformas que haga, porque están íntimamente ligados a las contradicciones del sistema capitalista. Non potrà risolvere i problemi fondamentali con delle riforme, perché si tratta di questioni che sono intimamente legate alle contraddizioni del sistema capitalista. Y precisamente la violencia hacia la mujer es uno de estos problemas, porque aunque se declare una alerta de violencia de género en todo el país o se construyan casas de seguridad para mujeres violentadas. E la questione della violenza contro le donne è proprio uno di questi problemi. Possono dichiarare l'allarme sulla violenza di genere in tutto il paese, costruire case di sicurezza per le donne violentate.
aunque tengamos medios de transporte exclusivos para mujeres, botones de alarma en las calles, protocolos de violencia de género en las universidades o policía con perspectiva de género? Possono introdurre mezzi di trasporto rivolti solamente alle donne, pulsanti di allarme per le strade, dei protocolli sulla violenza di genere nelle università, formare una polizia di genere. Che bueno, son petizioni del movimento femminista. Che sono le richieste in ultima analisi che fa il movimento femminista. Todas estas cuestiones solamente podrán mitigar un poco la violencia, pero no podrán eliminarla por completo. Queste cose sono palliativi che non potranno risolvere il problema della violenza e sradicarla. Para poder erradicarla, habría que romper por completo con las bases materiales de la opresión que generan la desigualdad y la pobreza. Per radicarla bisognerebbe rompere completamente con quelle che sono le basi materiali dell'oppressione che generano la disuguaglianza e la povertà. Es decir, combattere il sistema capitalista, cosa che il reformista de AMLO non sta disposto a hacer. Che significa rompere col sistema capitalista, cosa che un reformista come López Obrador non è disposto a fare. Y en realidad, con respecto a la cuestión de la violencia hacia la mujer, el actual del gobierno federal ha sido muy lamentable porque ha minimizado el problema. El comportamiento del gobierno sobre la cuestión de la violencia ha sido pésimo porque de facto ha minimizado el problema. El mismo presidente ha declarado en sus conferencias de prensa que es mentira que la violencia hacia la mujer haya aumentado cuando los datos son muy alarmantes. López Obrador ha declarado en sus conferencias que no es vero, que es una bugia, que la violencia sea aumentada. En realidad, los datos son muy alarmantes. Otro caso de indiferencia escandalosa del presidente son sus declaraciones ante la candidatura del partido Morena a gobernador del estado de Guerrero. C'è stato anche un caso scandaloso sulla candidatura del suo partito Morena nelle elezioni del governatore di Guerrero, uno stato che si chiama Guerrero. Porque el candidato que se ha seleccionado tiene acusaciones legales por el delito de abuso sexual. In quanto il candidato che hanno selezionato ha accuse per delitti di abuso sessuale. Y López Obrador ha declarado que las manifestaciones y los reclamos ante la imposición de esta candidatura no son más que una táctica de la derecha de golpe electoral. E López Obrador ha dichiarato che le manifestazioni e tutte le proteste contro l'imposizione di questa candidatura sono in realtà una tattica della destra per portare avanti un golpe elettorale. Entonces se ha desviado la atención del problema de la violencia hacia la mujer por un alegato de infiltración de la derecha para golpear a su gobierno. Sta cercando di sviare l'attenzione sulla violenza tentando di dimostrare che in realtà si tratta di un'aggressione da parte della destra al suo governo. Lo cual es cierto, como ya expliqué, pero si la derecha puede entrar en esta demanda es porque es una demanda real y muy sentida por gran parte de la población. Ma la realtà è che se la destra può usare questo argomento è perché questo è un problema molto sentito nella popolazione. Y esto es porque la violencia existe y no se está haciendo pues mucho para solucionar el problema. In quanto la violenza esiste, non si sta facendo molto per risolvere questo problema. Bien, como he explicado, las condiciones de violencia y marginación son brutales en México y pues sin duda tenemos un movimiento de mujeres con un gran potencial revolucionario. Come detto, le condizioni di violenza e marginazione in México sono brutali e c'è un movimento di donne che ha un grande potenziale rivoluzionario. Entonces, nuestro deber como marxistas es llevar las mejores tradiciones del movimiento obrero hacia la lucha de las mujeres. La nuestra responsabilidad como marxistas es portar avanti las mejores tradiciones del movimiento operario sobre la cuestión femenina. Entonces, debemos explicar cuáles son las limitantes de las políticas feministas y orientar la lucha más allá de las barreras de género impuestas por el feminismo. Dobbiamo criticare i limiti delle politiche femministe
orientando la mobilitazione oltre le barriere di genere che vengono imposte dalle femministe. Debemos orientar el movimiento hacia la lucha de clases donde nuestro enemigo no es el patriarcado o todo lo masculino en abstracto. Orientare il movimento verso la lotta di classe, non limitandoci a individuare come nemico il patriarcato o tutto quello che viene dai maschi. Sino que es esta sociedad dividida en clases que fue la que dio origen a toda forma de opresión, incluyendo al mismo patriarcado. Sino lottare contro una società divisa in classi che fu all'origine di questa forma di oppressione che è il patriarcato. Debemos reivindicar las tradiciones de lucha de nuestra clase que nos llevaron hacia grandes conquistas, como fue el caso del Estado de Yucatán en México. Dobbiamo riprendere le grandi tradizioni di lotta di classe, come fu la grande lotta nello Stato di Yucatán in Messico. En donde las ligas de orientación femenina del Partido Socialista del Sureste dirigieron la lucha por los derechos políticos para las mujeres. Dove la Lega di Orientazione Femminile del Partito Socialista del Sud-Est diresse la lotta per i diritti politici delle donne. En 1923 consiguieron la igualdad política de la mujer para votar y ser votada en puestos de representación pública, lo cual se logró a nivel nacional hasta 1953. Nel lontano 23 ottennero la uguaglianza e diritti attivi e passivi elettorali, un obiettivo che si ottenne a livello nazionale solo nel 53. A partir de esto, las mexicanas socialistas Fidelia Brindis, Elvia Carrillo Puerto, Hermilia Galindo se convirtieron en las primeras diputadas locales. E le socialiste messicane Fidelia Brindis, Elvia Carrillo e Mila Galindo divennero le prime deputate a livello locale. Y ellas desarrollaron amplios proyectos legislativos que buscaban benefici sociales para la mujer. E svilupparono degli ampi progetti di legge che si proponevano di ottenere dei reali benefici sociali per le donne. Como programas de alfabetización, por primera vez controles sobre la natalidad, legalización del aborto, entre otras. Come un programma di alfabetizzazione, il diritto all'aborto, al divorzio, tra gli altri. Lamentablemente este proyecto de lucha socialista se vio interrumpido por un golpe militar que derrocaría al gobernador del Partido Socialista del Sureste. Purtroppo questo esperimento socialista venne interrotto da un golpe che ci fu nel sud-est del paese. Poniendo fin a una de las experiencias socialistas que más avanzó en la emancipación de la mujer en México. Concludendo una delle esperienze socialiste più avanzate nei confronti delle donne che ci fu in Messico. Bien, estas experiencias de lucha de nuestra clase, al igual que la Revolución Rusa, como lo comentó Marie. Così come la Rivoluzione Russa, come ha detto Marie nel 17. Son las que nosotros reivindicamos y las que nos muestran el camino correcto de la lucha de la mujer, que es el camino hacia el socialismo. È il modello che rivendichiamo e che dimostrano qual è la strada corretta per la lotta delle donne, e cioè la strada verso il socialismo. Y que mediante la lucha revolucionaria de la clase obrera es la única que podrá romper las bases materiales que originan toda forma de opresión. Che attraverso la lotta rivoluzionaria della classe operaia potrà rompere le catene, le basi materiali che sono all'origine di tutte le forme di oppressione. Solamente eliminando la proprietà privata e la società dividida in classi rappresentata por il sistema capitalista. Solo eliminando la proprietà privata e la società divisa in classi che è rappresentato dal sistema capitalista. Es como podremos sentar las bases para la construcción de una nueva sociedad libre de violencia y opresión hacia la mujer. Potremo gettare le basi per la costruzione di una nuova società libera dalla violenza e in cui venga la donna venga liberata dall'oppressione. Y esto es por lo que luchamos en la izquierda socialista en México y en el resto de las secciones de la corriente marxista internacional. Questo è quello per cui lottiamo nella izquierda socialista in Messico
e nel resto delle sezioni della tendenza marxista internazionale. Porque estamos seguros que la lucha por la emancipación de la mujer no es de género, sino de clase. Perché la lotta per l'emancipazione della donna non è di genere, ma è di classe. Gracias. Grazie. Ringrazio Karen per quest'ultimo intervento, così come ringrazio le altre compagne che sono intervenute prima di lei. Prima di dare la parola a Serena Capodicasa dell'esecutivo nazionale di Sinistra Classe Rivoluzione, volevo comunicare qualche dato che chiarifica il successo di questi due giorni di convegno. Abbiamo avuto 432 iscrizioni a questo convegno e 335 utenze uniche nei due giorni. In alcuni casi si è trattato anche di più persone che hanno utilizzato lo stesso computer per partecipare a questa iniziativa politica. Altri poi hanno seguito anche la diretta Facebook che ci ha accompagnato dalla prima all'ultima sessione. Credo quindi senza ombra di dubbio che sia stato sicuramente un successo. Su questi numeri lascio la parola a Serena che concluderà il convegno. Grazie. Beh, vorrei unirmi anch'io in primo luogo al ringraziamento alle compagne Maritania, Laura, Karen e Anam per i loro contributi eccellenti a questo dibattito. Tra l'altro, dedicandoci del tempo in una situazione in cui, come ha spiegato Marzia all'inizio, tutte le sezioni della nostra internazionale sono impegnate in questi giorni in iniziative come questa. La prima cosa che vorrei dire è che per noi far parte di un'internazionale non è un di più, qualcosa di formale, ma ha un significato sostanziale. È una necessità fondamentale che si pone per quelle che sono le stesse caratteristiche del sistema capitalista, che è un sistema internazionale. La nostra internazionale, come avete visto anche ieri con la campagna in solidarietà con le lavoratrici della Florenzi, sviluppa costantemente campagne. Negli ultimi mesi siamo riusciti a far liberare un compagno pakistano che era stato rapito dai servizi di sicurezza pakistani. Abbiamo bloccato il licenziamento delle turbine di Florianopolis in Brasile, però quello che vorrei dire è che oltre all'impatto concreto che le nostre campagne internazionali riescono ad avere, quello che per noi è ancora più fondamentale è l'impatto che le nostre idee, pensiamo, debbano avere nella lotta da portare avanti quotidianamente per riuscire a cambiare questo mondo. Come è emerso da questi due giorni di discussione, il nostro metodo parte e si basa su quelle che sono le fondamenta teoriche del marxismo, le usa come uno strumento indispensabile per poter sviluppare un'analisi della realtà in cui viviamo, ed è con questa elaborazione che noi poi interveniamo nei movimenti, difendendo le idee che riteniamo siano quelle che li possano far avanzare maggiormente verso i loro obiettivi. E su questo voglio dire una cosa: noi non condividiamo la pratica del consenso che spesso viene, anzi direi sempre viene attuata nei gruppi femministi, la pratica per la quale si fa solo quello su cui tutti, poi un tutti anche abbastanza difficile da definire, presenti in assemblea, comunque su cui tutti sono d'accordo, non si vota mai. E questo è una pratica, un metodo che si basa sulla logica di fatto del minimo comune denominatore e che poi fa sempre avanzare per forza di cose quelle che sono le posizioni più moderate, come anche è stato spiegato questa mattina. Noi invece crediamo che una discussione schietta, una discussione democratica, sia una risorsa per i movimenti, ed è con questo spirito che noi interveniamo.
Vorrei riprendere alcune cose che sono state dette, in particolare da Marie, nel suo primo intervento, su che cosa rappresentano queste manifestazioni, queste mobilitazioni che abbiamo visto negli ultimi anni e che si ripropongono costantemente di donne in lotta, di fatto in tutti i continenti, in tutto il mondo. Perché appunto, come diceva anche Marie, crediamo che il significato di queste manifestazioni, di queste lotte, sia un significato molto profondo, che esprime un sentimento diffuso a livello di massa e appunto a livello internazionale, che è un sentimento di sofferenza, di frustrazione per le condizioni che vengono vissute, in questo caso in particolare dalle donne delle classi sfruttate, ma allo stesso tempo è un sentimento che esprime una forte determinazione a rovesciare questa condizione, a non rassegnarsi. E crediamo che appunto questi fenomeni, questi movimenti, siano un po' il sintomo, il segno di un'intera epoca storica, dell'epoca storica in cui viviamo, che è un'epoca storica ricca di potenzialità rivoluzionarie, in cui il capitalismo ha completamente mostrato la sua incapacità di garantire condizioni degne e decenti di vita, e penso che la pandemia abbia messo questo sotto i riflettori in maniera eclatante. Però dall'altra parte vediamo che c'è una polarizzazione nella società, vediamo che c'è una radicalizzazione nelle masse che appunto si è espressa in questi movimenti in cui le donne sono state protagoniste. Ora, noi vediamo che la pandemia ha schiacciato in maniera fortissima le condizioni delle donne lavoratrici. Abbiamo discusso del calo dell'occupazione femminile, del fatto che le donne appunto sono state espulse in grandi quantità dai posti di lavoro, dall'aumento del carico del lavoro domestico, e quindi c'è questa spinta, no, a schiacciare le nostre condizioni e a farci tornare indietro rispetto alle nostre condizioni. E però dall'altra parte vediamo che non c'è la disponibilità ad accettare tutto questo. Lo diceva ieri Margherita, adesso va di moda questa parola, resilienza. Addirittura, forse qualcuno avrà notato, che la RAI l'ha utilizzata come slogan per questo 8 marzo. Come sono brave queste donne a soffrire, a sopportare, tanto poi comunque si rialzano. Ecco, sicuramente siamo brave a farci carico di fardelli molto, molto pesanti, ma questo non vuol dire che siamo disposte a subire, tutt'altro. E quello che abbiamo visto nelle lotte delle donne esprime proprio questo. E credo che continueremo a vederlo in prospettiva con esplosioni della lotta di classe che sono insite nelle prospettive e nella situazione che si è venuta a creare con la crisi del capitalismo. Nelle manifestazioni in Polonia è risuonato più volte uno slogan che dice «La rivoluzione è donna». Ed effettivamente questo binomio si è realizzato molte volte nella storia, nei processi rivoluzionari, anche nei processi rivoluzionari borghesi. Ultimamente ho letto un libro dell'anarchico russo Kropotkin sulla rivoluzione francese, in cui mi è rimasta proprio impressa una scena, un'immagine, in cui spiega che c'erano le donne che facevano da guardia alle prigioni dove erano detenuti i deputati controrivoluzionari della Convenzione, che queste donne si rifiutavano di lasciare il posto di guardia agli uomini perché avevano paura che facessero scappare, non fossero abbastanza risoluti appunto nell'impedire la fuga di questi controrivoluzionari. Così come è stato citato più volte il ruolo delle donne nella rivoluzione russa, in particolare nella rivoluzione di febbraio, cominciata proprio l'8 marzo.
Perché spesso questo ha delle motivazioni molto concrete, molto materiali. Spesso appunto le donne, i settori più sfruttati della società, con il loro doppio fardello, sono quelle che in prima istanza rispondono e si mettono in prima linea nei processi rivoluzionari, che aprono una crepa attraverso poi però tutto il fermento della società si inserisce. Però se è vero tutto questo, dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che le donne da sole non possono fare la rivoluzione, perché esiste una linea di demarcazione fondamentale nella società, che è quella di classe, e che impone la lotta di lavoratrici e lavoratori uniti contro capitalisti e capitaliste. E su questo vorrei dire che tutti i femminismi, perché abbiamo visto nel corso della discussione, in particolare ieri mattina, che ce ne sono di tanti tipi, però tutti cadono su questo punto, che siano quelli con una matrice ideologica idealista piuttosto che materialista. Addirittura ci sono le femministe che si definiscono marxiste con una chiara contraddizione in termini, però tutti i femminismi su questo punto vanno a scontrarsi. Nella misura in cui mettono al centro la contrapposizione tra uomini e donne, e non quella di classe, che poi è quella fondamentale che nella nostra società va a consolidare e a fare di un suo strumento dell'oppressione dell'uomo sulla donna. E questa linea, questa demarcazione di classe, volenti o nolenti, non la si può aggirare, ma finisce sempre per imporsi nella realtà. Così come ci spiegava Laura nel suo intervento, poi alla fine è sulla base delle condizioni concrete di vita di milioni di lavoratrici, donne, nere negli Stati Uniti, che Kamala Harris non potrà mai essere vista come un'alleata, ma come una controparte, come una donna nera che però sarà protagonista di attacchi contro le condizioni delle masse e delle donne lavoratrici negli Stati Uniti. E il fatto che la contraddizione di classe comunque si impone, lo si è visto anche storicamente, nel fatto che le grandi conquiste che ci sono state in termini di diritti civili, di diritti delle donne, non sono mai arrivate come qualcosa così di separato dal contesto storico generale. Si parla spesso si parla proprio di ondate femministe, no? Come se ci fosse in qualche modo, come dire, una dinamica autonoma. Però se si va a vedere, sempre queste ondate di lotte di donne si sono legate a delle fasi ascendenti della lotta di classe. Lo citava Marie, lo abbiamo visto anche nella discussione di stamattina rispetto a quelle che sono state le conquiste per i diritti civili in Italia, in cui appunto le lotte si sono congiunte con quella fase della lotta di classe che partiva da una occasione rivoluzionaria, che era l'autunno caldo. E ci sono stati movimenti di massa per conquistare quei diritti, in cui, e anche qui si vede appunto la fondamentale importanza della lotta di classe, in cui comunque la maggior parte delle donne che lottavano, che erano presenti, erano donne della classe lavoratrice, studentesse di famiglie operaie, lavoratrici, e questa composizione di classe, per motivi anche molto, molto materiali, perché comunque le donne della classe dominante, con le loro risorse economiche, per esempio sulla questione del diritto d'aborto, in modo per aggirare la mancanza di questo diritto, comunque potevano trovarlo. E dal femminismo liberale, dal femminismo borghese, non ci possiamo aspettare nulla,
solo lotta per posizioni nei posti di comando attraverso le quote rosa, da cui poter portare avanti poi gli attacchi nei confronti delle donne, delle classi, della classe lavoratrice. Su questo penso che dobbiamo avere una posizione chiara. È sbagliato dire che le quote rosa sono insufficienti. In realtà dobbiamo spiegare che vanno apertamente contrastate queste politiche, perché sono utilizzate, sono degli strumenti nelle mani della classe dominante per mettere fumo negli occhi alle donne, e di fatto dal loro punto di vista sono strumenti per far accettare meglio, appunto, gli attacchi che poi vengono rivolti da quelle posizioni di comando nei confronti delle donne delle classi oppresse. Ora, rispetto al legame che appunto che è emerso concretamente nella storia tra lotte delle donne e lotta di classe, io penso che sia molto significativo che nelle manifestazioni, nei movimenti sviluppatisi negli ultimi anni, sia emerso lo strumento dello sciopero, in particolare a partire dai movimenti contro la violenza sulle donne, esplosi in America Latina e che poi si sono diffusi in tutto il mondo. Però credo che dobbiamo anche entrare nel merito di come questa forma di lotta è stata proposta ed è stata praticata. Perché il modo in cui lo sciopero è stato reinterpretato, e questa reinterpretazione viene rivendicata dalle direzioni femministe, di fatto lo ha depotenziato. In che modo? Se tu dici che il lavoro produttivo e il lavoro riproduttivo, cioè il lavoro domestico, che il lavoro e il non lavoro, cioè la disoccupazione, sono ambiti equivalenti in cui si può scioperare, di fatto viene meno quella che è la funzione centrale della forma di lotta dello sciopero, e cioè bloccare la produzione, arrecare un danno alle tasche, un danno concreto ai capitalisti, bloccare tutto nella società, i trasporti, le scuole, far emergere in maniera chiara chi veramente fa funzionare tutta la società, qual è la forza della classe lavoratrice. E per far questo non è sufficiente fare un appello alle direzioni sindacali per convocare lo sciopero semplicemente per far avere una copertura legale alle donne che vogliono partecipare alle iniziative. Questo di fatto è proprio speculare a quello che è stato spiegato ieri rispetto all'atteggiamento proprio delle direzioni sindacali. Quando invece quello che è fondamentale per far sì che questa forma di lotta emerga come qualcosa che venga veramente, che possa trovare una sua non visibilità, ma proprio andare a colpire quelli che sono i gangli del funzionamento del sistema, ci vuole una campagna capillare in tutti i luoghi di lavoro, di assemblee, di discussioni, promuovere la discussione tra le lavoratrici per far emergere quelli che sono i problemi. Così come per esempio ci spiegava ieri Francesca nel suo intervento ieri pomeriggio, della discussione con le colleghe che ha fatto emergere i problemi legati ad essere donne lavoratrici in ATM, e che però appunto ha trovato poi di fatto l'ostracismo da parte della direzione sindacale. Ora, noi pensiamo che questo debba essere proposto, su questo bisogna lavorare, perché ci sia veramente una reale partecipazione di massa di lavoratrici e di lavoratori che possa fare appunto dello sciopero una vera e propria arma contundente, altrimenti finisce solo per essere qualcosa di simbolico. Ora, c'è da dire che spesso la forza dei movimenti, la pressione che emerge dalla base della società, di cui appunto parlavo prima, il sentimento di massa che cova, spesso supera anche i limiti delle direzioni dei movimenti stessi. Karen ci spiegava appunto come in Messico è proprio stato il movimento di massa a
spazzare via tutte le pratiche e i metodi separatisti. Piuttosto che qui in Italia nel 2017, l'8 marzo, abbiamo visto in tutta una serie di luoghi una pressione all'interno del sindacato, all'interno di diverse categorie sindacali, una pressione appunto fatta dalle lavoratrici verso le direzioni che le ha costrette a convocare in molti casi lo sciopero per l'8 marzo. Spesso vediamo appunto che emerge dal basso un'onda potentissima di massa che viene diretta da delle organizzazioni che non hanno un vero e proprio radicamento di massa. Pensiamo anche a quello che è successo nel 2016 in Polonia con il lunedì nero, con lo sciopero delle donne polacche contro il primo attacco, uno dei primi attacchi che ci fu rispetto al diritto di aborto, che già è fortemente limitato in Polonia. Nel 2016 la proposta di fare uno sciopero venne da un piccolo partito di sinistra, Radem, che all'epoca non era neanche nel Parlamento, e venne raccolta da un piccolo sindacato che si chiama Iniziativa Operaia, e che si sono ritrovati appunto a raccogliere questo sentimento di massa che appunto ha dato luogo ad un movimento che si è diffuso in tutto il paese. E quindi un po' come, come qualcosa che galleggia sull'acqua, poi arriva un'onda dal basso che fa emergere delle direzioni che spesso appunto non hanno questo tipo di radicamento. Tra l'altro vorrei dire una cosa su questo processo che si è sviluppato in Polonia. Ricordiamoci che solo un anno prima le elezioni erano state vinte da Diritto e Giustizia, dal partito ultraconservatore di Kaczynski. E che quindi, questo la dice lunga su come spesso spostamenti elettorali verso destra siano delle fotografie, siano delle, come dire, delle rappresentazioni molto parziali di quello che avviene realmente nella società, no? Spesso si parla, il fascismo, la società è andata a destra, poi poco tempo dopo appunto succede quello che per esempio è successo in Polonia, che ci deve fare stare attenti a seguire sempre quelli che sono gli sviluppi di fondo sotto la superficie, quello che avviene realmente nella coscienza delle masse. Io credo che quello che è successo a distanza di 4 anni in Polonia, di nuovo al nuovo attacco che si è avuto lo scorso ottobre rispetto al diritto di aborto, sia straordinario. Appunto, come sappiamo, ad ottobre c'è stato questo nuovo attacco, venuto questa volta non attraverso una iniziativa di legge, ma attraverso una sentenza della Corte Costituzionale che è andata a togliere dalle quelle pochissime circostanze in cui era previsto il diritto di aborto, cioè lo stupro, l'incesto, il rischio di vita per la donna e le malformazioni del feto, è andato a togliere quest'ultimo punto che però riguarda il 98% dei casi in cui appunto in Polonia si pratica l'aborto. Ora, questo nuovo attacco ha dato luogo ad un movimento che non solo appunto ha dimostrato che le donne nel frattempo non è che si erano ritirate, ma erano rimaste pronte, no? Ma un movimento che si è riproposto a livello ancora più alto rispetto a quello del 2016, che già aveva avuto un carattere di massa. Un livello più alto sia per quanto riguarda i numeri, con quasi 500.000 di persone in piazza, in centinaia di città, anche nelle zone più remote, nelle città più piccole, per più giorni consecutivi. Questo comunque, stiamo parlando dello scorso ottobre, quindi comunque già a pandemia esplosa. Un livello più alto che si è espresso anche a livello delle rivendicazioni delle posizioni politiche, perché questa volta non si è solo parlato di difendere la legge esistente, ma di estendere il diritto di aborto nel primo trimestre di gravidanza senza appunto restrizioni. Si è attaccata la Chiesa, stiamo parlando della Polonia, della cattolicissima Polonia, dove appunto le chiese sono state prese di mira, ma fisicamente, cioè con interruzioni delle messe, preti che sono stati appunto attaccati verbalmente, statue del Papa Wojtyła che sono state vandalizzate,
e si è posta anche la questione, la rivendicazione di far cadere il governo. Quindi questo appunto ha portato anche una rivendicazione politica, no, che va più a monte rispetto appunto al problema della società polacca. Non solo, ma c'è stato un coinvolgimento del movimento operaio a livello più organizzato, perché ci sono stati interi settori di classe lavoratrice come minatori, infermieri, che hanno espresso il loro sostegno alle donne attraverso le loro organizzazioni sindacali, e addirittura gli autisti degli autobus che hanno contribuito ai blocchi stradali organizzati dalle donne, mettendo anche nei display degli autobus scritte e messaggi di solidarietà come "siamo con voi ragazze". Addirittura il movimento questa volta ha avuto, come dire, una penetrazione così profonda nella società da andare a spaccare gli hooligans che il governo ha mobilitato, sono tra i settori più reazionari della società, che più arretrati, che il governo ha mobilitato contro le donne, ma ci sono stati settori che si sono rifiutati di farlo anche in questo ambito appunto della società. Sappiamo che queste manifestazioni ad ottobre sono state in grado di rimandare, cosa che non era mai avvenuta prima, la pubblicazione di una sentenza della Corte Costituzionale. Però questa pubblicazione a fine gennaio è arrivata. Ci sono stati altri giorni consecutivi di lotta, sottoposti ad una repressione brutale da parte del governo. Al momento più di 3.000 persone sono incriminate, rischiano anni di galera. Marta Lempart, che è la principale dirigente dell'organizzazione Sciopero delle Donne Polacche, che è la principale organizzazione che guida queste lotte, rischia fino a 8 anni di galera, e oggettivamente in questo momento appunto il movimento è sotto appunto l'attacco da parte della repressione. Ora, proprio recentemente, il 24 febbraio, Marta Lempart, che appunto è riconosciuta come la principale dirigente di questo movimento, è intervenuta in una riunione congiunta di due commissioni del Parlamento europeo, quella per le libertà civili e quella per le pari opportunità. E in questa sede ha detto delle parole molto toccanti. Me ne cito solo alcune, dicendo: non ci sono abbastanza poliziotti, militari, servi della dittatura che possano fermarci. Noi siamo di più. Siamo determinati e pronti a rimetterci la vita. Noi, il popolo, non siamo gentili. Siamo arrabbiati, spaventati, coraggiosi, forti. Il problema qual è? È che queste parole le ha rivolte alle istituzioni europee chiedendo di intervenire a favore delle lotte delle donne, della lotta delle donne polacche. E io ho sentito anche un po' degli interventi che ci sono stati da parte appunto dei commissari dell'Unione Europea, di questi diplomatici, e dobbiamo essere consapevoli che al di là di qualche parola ipocrita di sostegno, di solidarietà, non faranno nulla. Sono le stesse istituzioni che non si sono mai fatte problemi, quando la situazione lo imponeva, di imporre ai paesi europei politiche di austerità che sappiamo benissimo chi vanno a colpire in prima battuta, cioè proprio le donne lavoratrici. Per cui questo appello e queste parole noi crediamo che vadano rivolte invece ai lavoratori e alle lavoratrici degli altri paesi europei, perché è solo appunto, sono solo le masse sfruttate che possono portare una vera solidarietà nei confronti delle donne polacche. Non solo, ma il movimento operaio polacco deve entrare in campo da protagonista, non semplicemente come appoggio solidale, perché appunto, come dicevo prima, è l'unico modo, quello di appunto attraverso la lotta di classe, di far vedere chi veramente deve comandare in questa società. Un'altra cosa la vorrei dire rispetto anche ad una questione che si è proposta e torna più volte per quanto riguarda anche lo sciopero delle donne polacche, perché appunto sempre in questa riunione
la prima cosa che Martha Lampart ha detto: io vengo qui non come dirigente, ma come cittadina. E questo punto è qualcosa che ricorre spesso, che ho visto ricorrere spesso in tutta una serie di dichiarazioni, cioè il fatto di sminuire il ruolo della, della direzione. In un'intervista rilasciata a novembre, questa cosa veniva spiegata in maniera molto, molto plastica, quando diceva: io non voglio agire da dirigente, ma piuttosto fornire un supporto logistico, dando i loghi, gli slogan, spiegare come si raccolgono i fondi. E poi diceva: la protesta è senza dirigenti, abbiamo lavorato a questo per tanti anni, ci siamo liberati della mentalità da homo sovieticus. Ora, questo è un punto importante, perché si vede come c'è una confusione tra quella che è stata la cappa burocratica vissuta sotto lo stalinismo e invece quello che dovrebbe essere il ruolo di una direzione sana, di una direzione il cui ruolo dovrebbe essere quello, come i pistoni in un motore, di fare in modo che l'energia si trasformi in moto, un'energia che altrimenti rischia di andare a dissiparsi. E questo lo si può fare nel pieno rispetto della democrazia e della discussione del movimento. Anzi, una vera direzione esprime proprio, espressione di quella che è la, la democrazia del, del movimento. E quando dico queste cose, faccio riferimento all'esempio storico concreto che più volte è stato citato nel corso di questi due giorni, che è l'esperienza del partito bolscevico. Il ruolo che ha giocato nella rivoluzione russa perché le masse potessero arrivare a prendere il potere, e nei primi anni della rivoluzione, prima che ci fosse la degenerazione burocratica sotto lo stalinismo. Si è parlato in questi due giorni del programma avanzatissimo che il partito bolscevico ha messo in campo rispetto alla condizione delle donne. Io penso che non si possa trovare un'esperienza storica più avanzata rispetto a, a questa questione. E dobbiamo sempre ricordarci che tutte le misure che sono state citate, la parità giuridica, la tutela della maternità, il diritto di aborto, il diritto di divorzio, la depenalizzazione delle persone omosessuali, l'abolizione del concetto di figli illegittimi, la socializzazione del lavoro domestico attraverso i primi passi verso la costruzione di asili, mense, lavanderie pubbliche. Tutto questo è stato messo all'ordine del giorno in primo, cioè come fra le prime cose che sono state fatte durante una guerra civile. E questo la dice lunga su, su quale è stato l'atteggiamento e su quale importanza veniva data alla condizione delle donne. Non solo, le bolscevichi e i bolscevichi non si accontentavano di promulgare delle leggi a tutela delle donne, ma avevano a cuore e mettevano al centro del loro lavoro una delle campagne sistematiche e strutturate attraverso delle commissioni specifiche per coinvolgere direttamente le donne in questo processo di liberazione e di costruzione della società socialista. Promuovevano discussioni tra le donne a tutti i livelli perché fosse da loro che emergessero le proposte, fabbrica per fabbrica, villaggio per villaggio per coinvolgere le contadine, porta a porta per andare a coinvolgere anche le casalinghe. Sappiamo che questa esperienza, nell'isolamento che ha subito la rivoluzione russa, ha poi appunto ha avuto un'inversione di tendenza con la degenerazione burocratica e sotto lo stalinismo. Eppure sappiamo che anche sotto lo stalinismo le condizioni delle donne sovietiche comunque erano superiori, nonostante tutte i passi indietro che ci sono stati rispetto a quelle delle donne occidentali. Ma quello che voglio dire comunque come punto centrale è che questa esperienza storica concreta ci dimostra che, per quanto per noi marxisti una vera liberazione delle donne dalla loro oppressione si possa avere solo abbattendo le radici di questa oppressione, quindi abbattendo il capitalismo
che la consolida con il suo modo di funzionare stesso. Questo non vuol dire che come donne dobbiamo aspettare di arrivare al socialismo per liberarci, per lottare per la liberazione dalla nostra oppressione. Al contrario, noi viviamo con un senso di urgenza, la necessità che le donne siano protagoniste, siano coinvolte oggi nella lotta per i loro diritti in una prospettiva però che sia una prospettiva rivoluzionaria. Ora, io credo che questi due giorni di discussione siano stati veramente straordinari. Abbiamo avuto delle discussioni di un livello altissimo e voglio ringraziare davvero tutte le compagne e tutti i compagni che hanno contribuito a tutto questo. E vorrei tirare un po' appunto anche le fila. Tutto quello che abbiamo discusso va in una direzione. E cioè, credo che non possiamo avere dubbi sul fatto che oggi il capitalismo non può concederci nulla, ma che può solo andare nella direzione di ulteriori attacchi nei confronti delle nostre condizioni. Allo stesso tempo, noi vediamo che dall'altra parte, da parte delle masse di donne lavoratrici, e di giovani, e di tutte le masse sfruttate, non c'è rassegnazione, ma c'è una strenua resistenza. Una strenua resistenza che però ha il problema di non avere una direzione rivoluzionaria che sia all'altezza di quello di cui c'è bisogno, cioè di una lotta appunto che vada al cuore del problema e quindi al capitalismo. Ed è questo che come tendenza marxista internazionale noi vogliamo costruire. Io voglio fare un appello aperto a tutte le persone che si sono avvicinate a noi nel corso di questa campagna, nel corso di questo lavoro durato mesi da quando abbiamo lanciato questa iniziativa, che hanno portato appunto a questi due giorni di discussione. E l'appello che faccio è quello di prendere seriamente in considerazione nella loro vita l'opzione della militanza politica rivoluzionaria, che sicuramente è una scelta che richiede tanti sacrifici, energie, tempo. E io però su questo voglio citare quello che ieri ha detto Laura Parozzi nel suo intervento veramente eccellente nel punto di ieri pomeriggio, in cui ha detto: io ero da sola con due bambini, lavoratrice part-time, e ho fatto una scelta di militanza sindacale, ma soprattutto di militanza rivoluzionaria. E se tornassi indietro, rifarei tutto. Perché è vero che questa scelta parte dal prendere atto che questo sistema è un sistema putrido ormai, incapace di garantire minime condizioni di vita decenti, ma è una scelta che si alimenta di giorno in giorno con l'entusiasmo e la fiducia che si possa vivere una vita diversa, in una società diversa. Una società in cui mettiamo via, cioè ci liberiamo della logica del profitto che controllando tutto fa sì che si vive in maniera completamente irrazionale. Ora, faccio solo un esempio su questo, che è un esempio molto sentito, quello dei vaccini. Cioè, rendiamoci conto che durante una pandemia, anziché, cioè, la produzione di quello che dovrebbe essere lo strumento principale per venirne fuori, la produzione dei vaccini è affidata a dei privati che, anziché far convergere gli sforzi e mettersi insieme per arrivare il prima possibile ad un vaccino efficace, competono tra di loro e che chiaramente mettono poi a disposizione i vaccini per fare i loro profitti, non certo per beneficenza. E vediamo tutto quello che questo sta comportando. E questo, cioè, è completamente irrazionale, mentre noi pensiamo che una cosa ragionevole sia che la produzione in questo mondo venga controllata, tutto vengano espropriate le grandi aziende, i grandi capitalisti, e che la produzione venga messa sotto il controllo dei lavoratori, delle lavoratrici, perché venga portata avanti secondo quelli che sono i bisogni e non secondo la logica del profitto. Però vorrei dire che quando noi parliamo di liberarci della logica del profitto, questo non si applica solo e semplicemente, come dire, alla base economica e alla produzione, ma è qualcosa che in prospettiva andrebbe a cambiare tutti gli aspetti delle nostre vite, anche le relazioni umane.
Abbiamo discusso anche molto, per esempio, di maternità, no? Come in questa società, se decidi di non avere figli, sei stigmatizzata perché ti sottrai al tuo ruolo. Se invece hai dei figli, sono cavoli tuoi e sei condannata ad una situazione, ad una condizione di oppressione, di ricattabilità, ma anche di solitudine. Perché se ti va bene, il tuo tessuto sociale sono i nonni. Si è parlato degli asili nido che hanno una copertura ridicola, ma io vorrei fare un ragionamento che va un po' oltre quella che è la logica del parcheggio, no, a cui siamo costrette, no, ad abituarci. Vorrei parlare proprio dell'inaridimento che questo sistema ci costringe a vivere in quelle che dovrebbero essere dei momenti di gratificazione e di gioia. Una donna che lavora, va a lavorare, fa le sue 8 ore, torna a casa, deve preoccuparsi della cena, di stare dietro alla casa, cioè la relazione con i figli diventa una fonte di stress. E questo a quel capitalismo ci costringe. E questo riguarda tutte le relazioni a livello umano che subiscono un inaridimento, quando non un abbruttimento, che porta poi a fenomeni come quello della violenza, che come sappiamo purtroppo ha assunto un carattere endemico e comunque con numeri allarmanti in tutti i paesi. Abbiamo avuto appunto il contributo fondamentale della compagna Karen anche su questo. È chiaro che questo non si farà in un giorno, cioè costruire le relazioni umane libere non è qualcosa che si farà in un giorno, ma noi siamo fiduciosi che si possa vivere in una società in cui appunto tutti gli aspetti delle nostre vite siano liberati dai condizionamenti e dalle catene a cui sono costretti sotto il capitalismo. In una società in cui tutti, uomini e donne, possano vivere ed esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Ed è in questa prospettiva che noi vogliamo costruire un'alternativa rivoluzionaria, che è l'unica vera prospettiva per avere un'autentica liberazione delle donne e di tutte le classi oppresse in questo sistema dal capitalismo. Grazie. Ringrazio molto Serena per queste conclusioni. Credo che sia stato un convegno molto ricco. Io ringrazio le relatrici delle singole sessioni, i compagni che sono intervenuti, i traduttori che oggi hanno fatto un lavoro congiunto con le compagne dell'Internazionale e tutti quelli che hanno partecipato a questo convegno, che credo ci abbia aiutato ad approfondire l'origine dell'oppressione, come anche Serena ricordava nelle sue conclusioni, e come questa si scarichi sulle giovani e sulle lavoratrici. Domani sarà l'8 marzo e io invito tutti ad unirsi a noi nelle regioni dove sono previsti appuntamenti in presenza. E più importante poi l'invito ad unirvi a noi nella battaglia, l'unica che possa realmente porre fine ad ogni forma di oppressione, cioè la lotta contro il capitalismo, per la costruzione di una società libera, innanzitutto dallo sfruttamento. Alla fine una lotta per la costruzione del socialismo. Invito tutti a restare in contatto con noi attraverso i nostri canali social, in particolare la nostra pagina Facebook Rivoluzione, a consultare i nostri siti rivoluzione.red e marxismo.net, oltre che anche il canale YouTube Sinistra Classe Rivoluzione, dove verranno caricati i video integrali di questo convegno. Dico anche che pubblicheremo degli articoli scritti dalle compagne che hanno introdotto le singole sessioni di questi 2 giorni. Questi articoli verranno innanzitutto inviati a chi si è registrato al convegno Libere di Lottare, oltre che caricati sui siti che ricordavo prima. Abbiamo recentemente ristampato l'opuscolo dal titolo Liberazione della donna, oltre che approfondito con articoli
su tutte le ultime edizioni sul nostro giornale Rivoluzione voi potete sostenerci sottoscrivendo l'abbonamento al nostro giornale, visitare la nostra libreria marxista online sul sito rivoluzione.net. Io ringrazio tutti per la partecipazione a questo seminario e a presto.